Buongiorno, allora io oggi vi presento brevemente chi è il signor Andrea Barbato, è il responsabile eventi del Piccolo Teatro di Milano e inizia la sua carriera nel luglio del 1998, non come responsabile eventi ma come addetto di produzione, cioè l'addetto di produzione è colui che gestisce gli spettacoli. E oltre appunto a gestire anche gli spettacoli, l'ufficio di produzione gestisce anche il palco, quindi dove lo spettacolo avviene, ma anche dove l'evento di per sé avviene. Ora non è più un addetto di produzione, ma appunto un responsabile eventi, e la sua figura sta a cavallo tra il creativo e il produttore. E mi ha detto che si descrive un regista, un creativo e anche un imprenditore culturale. Però non approfondisco perché lascia lei approfondire questi termini. Allora, bene, direi che possiamo senz'altro cominciare e quindi partiamo con un video. Immaginate di stare per entrare in una fabbrica molto particolare, dove non si smette mai di imparare, innovare, sperimentare. Non vi sarà chiesto di dimenticare ciò che siete e ciò che sapete. Umani e macchine dialogano e collaborano. Questa rivoluzione può cambiare il mondo. Sembra di camminare verso il futuro, sembra di sentirlo il futuro, sembra di essere lì, sull'orlo di una scoperta importante. E allora viene da chiudere gli occhi e dire che tutto questo non è possibile. Riapreteli pure, sta già accadendo. Questa è l'alba dell'era meccatronica. Io ormai vedo la meccatronica dappertutto, le sedie su cui siamo seduti all'interno hanno delle piccole sculture che sono dei bulloni, delle viti. La metro con cui siamo venuti, la macchina che guidiamo, sono fatte tutti con dei procedimenti meccatronici. Credo che sia giunto il momento di cominciare a pensare con le macchine. Questo fa la meccatronica, genera nuove visioni, nuovi strumenti, nuovi pensieri, nuove soluzioni, nuovi prodotti. Genera futuro. Noi giovani che siamo il futuro, è nelle nostre mani che la meccatronica ha la sua più grande potenzialità. Mi sento un esploratore. In meccatronica non basta ricercare, bisogna esplorare. È un percorso che non racchiude più la vecchia meccanica, dove c'era l'omino in tuta blu con le unghie sporche di olio, ma qui si tratta di collegare meccanica con informatica, con elettrotecnica e altre materie per dar vita all'automazione. Uscivo con delle abilità ma non sapevo quali. Dopo oggi credo di aver fatto la scelta giusta. Chi è la meccatronica? La meccatronica, la risposta è semplice, siamo noi. Perché il futuro è dove dobbiamo andare. Sappiamo di essere soltanto all'inizio di quello che sarà un bellissimo percorso. Siamo pionieri di un mondo nuovo. Non serve chiederci dove la meccatronica arriverà, ma serve domandarci come possiamo lavorare insieme. E siamo certi che le vostre mani e le vostre menti ci porteranno là dove oggi non riusciamo neanche ad immaginare. Ci porteranno nel futuro. Buongiorno a tutti, eccoci. Allora, intanto grazie al professor Morrigi di questo invito. E, io ho voluto partire da questo video, che visto così probabilmente vi dice poco, ma dentro questo video, adesso svilupperemo poi in questa oretta
Dentro questo video c'è tutto, no? Come avete potuto vedere c'erano proiezioni, c'erano persone che parlavano, c'erano professori, il professor Morigi l'avete visto, e c'erano imprenditori, c'era un robot, c'era una coreografia, c'erano degli attori, quindi era un evento molto 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 complesso. Dopo racconteremo come siamo arrivati a questo evento. Io prima però vorrei un attimo partire proprio dalla parola evento. Che cos'è un evento? Allora, sotto la, viviamo a Milano, quindi insomma è la patria degli eventi. Io mi occupo di eventi molto legati alla tradizione teatrale, che in qualche modo arrivano dal teatro, e ho sviluppato una modalità che possiamo oggi dire che forse non c'era. Dopodiché l'evento è, quindi può essere uno spettacolo teatrale, può essere quello che avete visto, può essere la presentazione di un prodotto, può essere un'installazione del Salone del Mobile, possono essere tantissime cose. E non è necessario avere competenza su ogni singolo prodotto, quindi chi organizza eventi non deve essere esperto di posaceneri, di meccatronica come avete visto adesso, di scarpe, di teatro, ma deve essere esperto dell'organizzazione dell'evento. Io oggi, se siete d'accordo, mi focalizzerei proprio su questo, su come si organizza l'evento e qual è la figura dell'organizzatore di eventi. La vostra compagna prima ha detto come io ho iniziato. Io ho iniziato il piccolo teatro, mi occupavo della produzione di spettacoli, poi nel corso del tempo il piccolo teatro è diventato sempre più un, essendo il teatro, voi conoscete il piccolo teatro, conoscete tutti, no? Ok, il piccolo teatro è il primo teatro pubblico d'Italia ed è stato il primo esempio di teatro pubblico in Europa. Probabilmente insomma, è la macchina organizzativa più studiata in tutte le università italiane e anche nelle università europee e mondiali. Quindi è un organismo teatrale istituzionale molto organizzato, è il primo teatro che ha avuto una direzione di produzione che è quella che si occupa del palcoscenico, quindi della gestione del personale tecnico e del personale artistico, una direzione del personale che, parlando di teatro, può sembrare, dice come, sono oltre 200 dipendenti, quindi una direzione personale, una direzione marketing e una direzione amministrativa. Quindi il primo teatro, con Paolo Grassi che lo fondò insieme a Giorgio Streller, a darsi una struttura di tipo aziendale. Questo perché? Perché non è sufficiente fare uno spettacolo anche con il più grande regista che abbiamo avuto in Italia, che era Giorgio Streller, ma bisogna comunicare questo spettacolo, bisogna dire, signori, esiste questo spettacolo, bisogna cercare il pubblico. E ancora oggi è fondamentale il lavoro di promozione e di comunicazione. Voi studiate questa materia, quindi lo sapete meglio di me. Oggi come oggi non è più sufficiente, e Paolo Grassi lo intuì 73 anni fa, ma oggi è fondamentale, non è più possibile organizzare un evento, organizzare uno spettacolo senza comunicarlo. Gli spettacoli sono tanti, gli eventi sono tanti, l'online ha permesso uno sviluppo incredibile di eventi, okay? E quindi bisogna raccontarli questi eventi. Per cui questa struttura che vi ho raccontato diventa, per quanto mi riguarda, diventa fondamentale a tutti i livelli. Quindi adesso azzeriamo tutto, partiamo dalla cosa che avete visto. Io userei quel filmato che avete visto per raccontarvi come organizziamo un evento. Quindi adesso organizziamo l'evento Meccatronica. Quell'evento che avete visto, Asso Lombarda chiese al piccolo teatro di organizzare un evento sulla meccatronica. Non so se avete capito da questi due minuti che cos'è. Insomma, la meccatronica non è altro che l'utilizzo dei robot nelle aziende. Per cui le aziende stanno, e sarà sempre più così, immaginiamo, stanno sostituendo, non è vero, non le persone, attenzione, il lavoro manuale sulle macchine con le macchine, quindi non ci sono più le persone che mettono le mani sulle macchine, quindi si evitano i pericoli, adesso tralascio che non è il nostro compito, perché potrebbe essere utile la meccatronica, ma è quello. Voi avete visto nel filmato che a un certo punto si vedeva spesso, c'era uno schermo molto grande e davanti c'era un robot che si muoveva, avete visto quello schermo rettangolare, era animato da un robot, che sono i robot che vedete tranquillamente nelle fabbriche, se fate un giro in internet, insomma, il robot classico. Quindi ci viene chiesto questa cosa e ci viene chiesto quindi di comunicare la meccatronica, di comunicarlo ai ragazzi delle scuole superiori e di comunicarlo però nello stesso tempo anche alle persone adulte che erano lì per semplice interesse ma anche per gli addetti ai lavori.
Quindi questo è un primo punto che la prima riflessione che abbiamo dovuto fare è stato: bene, abbiamo un tema che è meccatronica, abbiamo un tema che è futuro, noi non ne sappiamo nulla, noi intendo io, Fabio Bettonica che è regista video che ha collaborato con me su questa cosa e Paolo Di Benedetto che è lo scenografo. Già vi ho dato tre figure di riferimento, quindi abbiamo la mia figura che è doppia, in realtà spesso la mia figura è fatta da due persone, quindi abbiamo una direzione di produzione, un creativo, in questo caso eravamo in due, quindi due creativi e uno scenografo, poi si aggiungeranno altre figure che vediamo. Quindi primissima cosa, la direzione di produzione dice che budget abbiamo, perché parlerò di una cosa noiosa, ma se domani dovete organizzare è fondamentale fare i conti col budget. Non è così banale. Faccio un passo indietro al piccolo teatro. Perché il piccolo teatro è diventato quello che è oggi? Perché c'erano due figure unite insieme. Una era Paolo Grassi, l'organizzatore, e l'altro era Giorgio Streller, il regista. Compito dell'organizzatore è dare i mezzi al creativo o al regista per produrre lo spettacolo, per produrre l'evento, controllando però sempre il budget, quindi come in qualunque altro prodotto. Allora, prima cosa, ci siamo messi intorno a un tavolo e abbiamo detto qual è il primo problema reale che ci appare subito chiaro. Tre pubblici differenti, quindi giovanissimi, persone normali, esperti, anzi quattro pubblici e istituzioni. Per cui la prima cosa è dobbiamo trovare un linguaggio che ci permetta di comunicare a tutte le persone allo stesso livello e far arrivare a tutti qual era quel messaggio. Viene scelto fra le varie sedi che abbiamo pensato, perché sempre a monte si dice ma dove lo facciamo questo evento? Quindi abbiamo iniziato a pensare lo facciamo in teatro da noi, lo facciamo fuori, lo facciamo nella loro sede. Noi a Milano, il piccolo teatro, non so per chi lo frequenta, ha una sala che si chiama Teatro Studio. Avete potuto vedere dalle immagini, è un teatro a pianta circolare, non ha questa composizione, quindi è una specie di arena. Dobbiamo parlare di futuro, dobbiamo parlare di meccatronica, dobbiamo parlare di macchine. Allora, il Teatro Studio ci sembra il luogo giusto. A questo punto, adesso è molto facile raccontarvelo perché l'ho fatto e lo conosco, però immaginatevi come siete voi, io vi dico fate questo evento e organizzatemi questo evento. La prima cosa che ci è venuta in mente era meccatronica cosa significa? Significa il passaggio dalle macchine proprio meccaniche, alla robotizzazione. Bene, allora perché non mettiamo in scena questo passaggio? Anche qua può essere molto facile, diciamo, bene, ma come lo mettiamo in scena questo passaggio? Come possiamo fare? Allora, lo scenografo, ecco una prima figura di riferimento, io qua sto parlando un po' prima della parte creativa, Lo scenografo inizia a suggerire, ma potremmo trovare delle macchine vecchie d'epoca che si usavano nelle vecchie industrie, che si usano ancora oggi, e contrapporle ai robot. Perfetto, vedete che io continuamente vi dico le cose e mi faccio delle domande ogni volta, perché poi è fondamentale ogni volta che facciamo o che stiamo per fare una scelta, capire questa scelta come andrà a impattare sull'intero percorso dell'evento. Quindi siamo arrivati e detto va bene, facciamo un confronto con le due macchine. Come si fa questo confronto? Fabio Bettonica, l'altro regista, dice ma Andrea io ho visto, mi pare forse durante Expo, se ho un ricordo ma veramente vaghissimo, di un padiglione dove c'erano dei robot che facevano delle cose. Ho detto ma potremmo anche metterci un vetro davanti a questo robot, potremmo metterci, perché non un video? Allora diciamo, ah perfetto, allora iniziamo a capire. A questo lo scenografo dice va bene, allora abbiamo le macchine, perché no, l'idea del robot ci sembra interessante, l'idea del robot con un video non si è ancora vista, l'abbiamo poi vista, l'avete vista a Capodanno, chi ha visto su Rai 1 le bolle, che poi è stato fatto, e il coreografo, e adesso qua aggiungo un altro pezzo, di quell'evento che avete visto, chi l'ha visto, andatelo su YouTube a cercarlo su Rai 1, è lo stesso coreografo che abbiamo usato qua, però sono andato un po' troppo avanti. Allora, decidiamo questa cosa, diciamo, beh, a questo punto abbiamo delle macchine piene di olio, unte, non ce l'abbiamo ancora, ce l'abbiamo solo in testa. Abbiamo un robot, non ce l'abbiamo ancora, non sappiamo neanche quanto costa, non sappiamo se esiste, non sappiamo se è fattibile, perché a monte non sappiamo mai neanche se le idee che ci vengono in mente poi sono realizzabili. Ecco perché il budget, mi sentirete ripetere, ogni volta dico non sappiamo se è realizzabile, vuol dire in termini tecnici e in termini di denaro. Quindi, prima idea, macchine, robot, un video attaccato ad un robot, perfetto. Dove le troviamo queste cose? Mentre stiamo pensando a questa cosa, diciamo, beh, però sarebbe bello avere anche
un grande schermo dietro questo, perché comunque dobbiamo comunicare qualcosa con le immagini. Stiamo parlando di meccatronica, stiamo parlando di futuro, non possiamo fare a meno delle immagini. E qua adesso affronto un altro piccolo tema. Perfetto, allora mettiamo un bello, il teatro studio ce lo permette, cosa ne dite di uno schermo da 10 metri? Vedete che stiamo buttando delle idee da pazzi, no? Fatte da uomini, non ragazzi come voi, ma da uomini di 50 anni che stanno a giocare, perché poi la cosa fondamentale nell'organizzazione di un evento bisogna divertirsi, fondamentale, perché se non ci si diverte non vengono le idee, se non si esagera in termini creativi non vengono le idee. A questo punto un po' di pezzi, macchine vecchie, robot, video, schermo grande, immagini. Dobbiamo iniziare a questo punto a capire se tutta questa roba è fattibile, e qua entra in gioco il direttore di produzione, che guarda caso sono sempre io nel nostro caso, che è una cosa per quanto mi riguarda terribile, perché io vorrei sempre costruire dei muri incredibili, macchine pazzesche, video incredibili, e devo darmi un limite da solo, perché sono anche direttore di produzione. Se avessi un direttore di produzione a parte mi direbbero: attenzione, fin lì non puoi arrivare. A quel punto iniziamo la ricerca, chiediamo al cliente la prima cosa, insomma voi siete a Solombarda, avete le industrie, potete trovarci delle macchine vecchie, e si attiva un primo canale. Dopodiché iniziamo a chiedere al cliente qual è il vostro budget, ci viene dato un budget e iniziamo la ricerca sul mercato in modo molto semplice, iniziamo a chiamare i service, altro personaggio fondamentale dell'organizzazione di eventi, soprattutto nel 2018 e da adesso, e nel 2019, nel 20 e da adesso in avanti saranno fondamentali, perché oggigiorno un evento, per quanto mi riguarda, per come la penso io, non può fare a meno della tecnologia, perché l'evento è il momento in cui un'azienda commerciale presenta un prodotto, un'azienda culturale presenta un prodotto culturale, quindi è il momento dove bisogna dare visibilità. Ormai i social, chiunque attraverso i social è in grado di fare un video, possiamo vedere video di qualunque tipo, per cui dobbiamo non stupire, perché sarebbe sbagliato, ma dobbiamo comunque fare il meglio che è possibile. Oggi il meglio che è possibile, secondo me, negli eventi, l'avete visto anche nel Salone del Mobile, bisogna farlo con la tecnologia. Il nostro linguaggio è questo, non possiamo nasconderci. Non mi viene da ridere, perché non c'è da ridere, mi imbarazza sempre un po' quando sento qualcuno che dice: ah, ma io non so usare Intra, ah, ma no, ma io lo smartphone non lo so usare, con quell'aria un po' come dire: ah, ma non l'ho mai fatto. Bravo, adeguati, che forse è il momento, anche se hai 50, 60, 70 anni. Soprattutto noi dobbiamo fare questo sforzo, perché è lì, il linguaggio è quello e non c'è nient'altro da fare. Ma un linguaggio anche mentale, perché se voi avete visto il formato di quei video, il formato di quegli schermi, e dopo vi farò vedere un'altra cosa che addirittura ricorda totalmente gli iPad, ricorda gli smartphone, dobbiamo anche dare, neanche più alla vostra generazione, ma quella che sta arrivando è quella di mio nipote, che ha 11 anni, che hanno una confidenza pazzesca con questi mezzi, e dobbiamo anche far sì che le persone riconoscano quel modo di vedere, di osservare e di interagire. Allora, torniamo indietro, facciamo questo e iniziamo una ricerca chiedendo ai nostri fornitori abituali ai service, andando online, e scopriamo che c'è un'azienda, combinazione a Milano, che produce robot, e che non solo produce robot, ma produce robot e LEDWALL per Vasco Rossi, per Giorgia, per i concerti rock. Fantastico. Li chiamiamo, andiamo a trovarli, e cioè: noi vorremmo fare questa cosa, è fattibile? Assolutamente sì. Quanto costa? E ci dice una cifra che io svengo, praticamente ho detto: vabbè, non lo faremo mai, è bellissimo, ma non è possibile realizzarla perché costava tantissimo. Allora chiamiamo il cliente, raccontiamo loro questa idea, ovviamente il cliente è entusiasta, perché dice: ah, stiamo parlando esattamente di questo. Quel signore che avete visto, che è il presidente del gruppo meccatronica di Asso Lombarda, ha un'azienda dove ha dentro quasi 200 di questi robot che lavorano, quindi non gli sembrava vero poter avere un robot che lo stesso che hanno nelle fabbriche, per raccontare quella fabbrica degli adolescenti con un robot che vivesse. Vabbè, ci fermiamo un attimo, capiamo. Nel frattempo ci viene anche un'altra idea, uscendo proprio dal service, e diciamo: però io e Fabio ci guardiamo, diciamo: ma non sarebbe bellissimo se questo robot potesse ballare con dei ballerini? Non sarebbe davvero il passaggio, il significato vero del passaggio dalla macchina, dall'uomo alla tecnologia? Sarebbe stupendo. E i ballerini non potrebbero ballare con le macchine vecchie, cioè sulle macchine vecchie, e interagendo col robot come terzo ballerino? Ah, sarebbe stupendo. Attenzione, quando qua vi dico all'inizio bisogna osare, almeno mentalmente, eravamo reduci da una delusione pazzesca, perché pensavamo che non si potesse fare quella roba dato il costo, ma nonostante questo stavamo pensando di far ballare qualcuno con una roba che non potevamo fare.
Sì, bellissimo. Allora, altro punto di produzione, diciamo, ma chi la facciamo curare la coreografia? Perché è una cosa talmente delicata, talmente difficile. Ci viene in mente Bigonzetti, che è un genio dell'arte, della danza contemporanea, che è stato direttore del corpo di balla della Scala per 3 anni. In quel momento aveva appena finito la sua esperienza con la Scala. Fortunatamente un grande amico di tutti noi, e con lui Cherry, un datore luci straordinario, che lavora con Bigonzetti. Cioè, ma proviamo a sentire Bigonzetti, anche lì una follia, perché Bigonzetti è un personaggio della appunto il numero uno a danza contemporanea, quindi anche diciamo, ma chissà che costi avrà. Lo chiamiamo, quindi a quel punto, come vedete, il quadro era sempre più delineato. E non so se sono riuscito a comunicarvi come le idee avvengono, no? A volte in modo abbastanza, semplicemente tenendo la testa sempre lì, non badando alle delusioni, non badando a quello che non è possibile, ma intanto andando avanti col lavoro creativo, che è fondamentale. Mettiamo insieme tutti i pezzi, lo chiamiamo e inaspettatamente lui ci dice sì ragazzi, perché no, io sto lavorando un progetto con le macchine, combinazione, e quindi qua vedete come eravamo agganciati a quello che stava succedendo anche nel mondo artistico contemporaneo, addirittura con Bigonzetti, che l'ha fatto poi con Bolle al 31 dicembre di quest'anno, quindi un anno dopo lui ha portato in scena quella sperimentazione che avete visto lì. E dice parliamone, io gli dico chiaramente guarda però io non so che budget ho a questo punto perché sapevo già che non avevo più soldi per fare niente, e attenzione, da queste attività noi dobbiamo comunque portare a casa un utile, perché il lavoro si fa per guadagnare, sì, è vero che se riusciamo a trasformare la nostra passione in lavoro, e mi auguro per tutti voi che sia così, e voi che fate questo corso di studi è chiaro che avete una passione molto forte, quindi mi auguro che sia così, ma bisogna lavorare per guadagnare. Se lavoriamo per un'azienda dobbiamo portare utile all'azienda, se lavoriamo per un ente culturale dobbiamo portare utile all'ente che possa investire questo denaro sull'attività culturale, quindi con cifre assolutamente abbordabili come sono quelle che si praticano nei nostri teatri, poter dare cultura a chiunque se lo possa, anche a chi non se lo potrebbe permettere. Bisti dice guardate ragazzi no fa niente, io lo faccio volentieri, non voglio niente perché sto lavorando su questo, la vostra idea mi piace moltissimo, e dico sì guarda che però al momento io il robot non ce l'ho. Dice come non ce l'hai? Ho detto no non ce l'ho perché anche il robot costa. Mettiamo insieme tutti questi pezzi, a questo punto avevamo già una bella squadra, quindi avevamo una squadra forte, 2 registi, uno scenografo, il datore luci che ha fatto tutte quelle luci che avete visto, soprattutto il coreografo, un altro datore luci che ci seguiva le coreografie, e i tecnici video l'avevamo e il robot l'avevamo, comunque sulla carta il progetto era fatto, avete visto raccontato così abbastanza veloce, comunque ci è voluto un mese circa per farci venire questa idea. Torniamo dal cliente e gli diciamo signori noi, il progetto è questo, a noi sembra assolutamente perfetto per la vostra, per quello che voi volete comunicare, ma purtroppo non possiamo farlo. Chiaramente il cliente a quel punto ha detto no come non possiamo farlo, un attimo, è bellissimo, ci piace, è più anche bellissimo, scusate ho fatto un errore. L'evento bello lo può dire poi chi va a assistere, per noi che lo facciamo l'evento deve essere interessante e deve essere mirato a quello che ci viene chiesto. Per cui il cliente dice sì, ci piace, ci interessa, e qua la prima domanda che ci permette di svolgere un altro punto. Ma a questo punto come facciamo, ci dice il cliente, a far recitare il presidente? La mia reazione, la nostra reazione a questo punto, capelli dritti. Adesso io esagero un po' perché stiamo facendo una lezione. Io dico, sono anche questo cliente, poi in realtà siamo amici da sempre, siamo sempre più amici con gli eventi che abbiamo fatto insieme, e qua noi diciamo no, assolutamente, nessuno deve recitare, a recitare, ho dimenticato un pezzo, mentre pensavamo ai ballerini abbiamo detto ma non ci starebbero anche degli attori? E ci ha detto sì, insomma ci starebbero anche degli attori che raccontino qualcosa. Allora abbiamo chiamato Laura Curino, non so chi di voi la conosce, grandissima attrice, regista e pochi lo sanno, ma straordinaria drammaturga. Quindi chiamiamo Laura e diciamo Laura stiamo lavorando su questo evento, il futuro è, avremo bisogno di un testo o di fare una scelta di testi che rappresentino di nuovo questo evento. Quindi di qua è iniziato a capire un'altra cosa fondamentale, 2 cose allora adesso stiamo affrontando. La persona che deve stare dentro l'evento, perché non stiamo parlando di uno spettacolo, anche se quello che vi ho raccontato lo può sembrare e quello che l'avete visto lo può sembrare, ma lo era a tutti gli effetti, no? Avete visto l'inquadratura, avete visto cosa succedeva. Tutta quella roba succedeva in 45 minuti. Altra cosa fondamentale è il tempo, perché in questo momento, in questo preciso momento storico, non abbiamo più voglia di vedere cose di ore, 2 ore, 3 ore, 4 ore. Bisogna essere molto... molto concreti, dire tutto quello che c'è da dire, dirlo possibilmente in poco tempo. Allora, 2 punti. La persona, perché stiamo parlando di un evento non commerciale ma di divulgazione, quindi dentro lì dovevano parlare, questo il presidente, dovevano parlare
degli studenti, perché c'era, l'avete visto gli studenti che parlavano col microfono, c'era a un certo punto il cliente dice sì, ma noi abbiamo l'esigenza che i ragazzi che studiano oggi, perché esistono dei corsi ormai delle scuole tecniche che insegnano a utilizzare le macchine, abbiamo bisogno che ci dicano la loro opinione, vogliamo sapere da loro, perché l'evento serve a questo, a noi serve, non è che dobbiamo fare pubblicità, noi dobbiamo, da questo evento dobbiamo uscire con i ragazzi che abbiano informazioni su cosa succede nel mondo meccatronico, gli adulti e le istituzioni, gli addetti ai lavori, che capiscano perché, se queste scuole che stiamo impiantando hanno un senso, se i ragazzi hanno voglia di farlo, se abbiamo qualcuno che, se i ragazzi sono interessati a questo. Quindi altra problematica che non sapevamo, perché quindi noi siamo arrivati con questo pacchetto, il robot, la danza, bene, altro tema da mettere dentro. E allora, torniamo indietro, il presidente non può, dice, no, non deve recitare, noi tutto quello che voi avete visto è fatto perché poi la persona che deve parlare abbia la massima attenzione su di sé e deve essere la persona che deve parlare, deve essere messo nelle condizioni in assoluto di avere il massimo ascolto. Questo è un altro punto importante, quindi l'equilibrio all'interno dell'evento. Attenzione, qua stiamo parlando di un evento molto complesso, poi ci sono eventi dove è una semplice installazione, dove si mette una macchina e lì magari non avremo tempo di affrontarlo, ma magari più avanti lo affronteremo anche le installazioni più semplici. Perché? Allora, questo abbiamo toccato il punto importante e soprattutto abbiamo toccato il punto perché il teatro può essere utile per gli eventi. Perché conoscendo molto bene la materia della recitazione, noi che ci occupiamo di recitazione, che ci occupiamo di teatro, io poi non dico che questo sia sbagliato a priori, è come lavoro io, ed è la storia che vengo a raccontarvi io oggi. Noi sappiamo benissimo che recitare è un mestiere difficilissimo, è un mestiere che prevede un talento incredibile, deve avere un talento tuo, naturale, deve essere portato a fare quella cosa, e su quel talento, ma questo come in tutto, anche il calcio, no? Anche un calciatore ha talento, ma se non si applica, si perde per strada, quanti ne abbiamo visti? Un cantante, lo stesso discorso, chiunque non approfondisca e non studi il suo talento non riesce. Ora, il lavoro dell'attore infatti è un lavoro che anche gli attori più grandi, parliamo anche di nomi importanti, riescono a rendere ottimale solo dopo anni, anni, anni di studio. Io ricordo il meraviglioso di Mariangela Melato, lo so chi di voi se la ricorda, è stata una delle 3-4 attrici italiane più grandi in assoluto di tutti i tempi. Lo spettacolo alle 20:30, lei tutti i giorni, alle 16:30 era in teatro, tutti i giorni ripeteva la parte, vi assicuro che non ne aveva bisogno, ma poi ti chiedi perché è diventata la più grande attrice italiana. Questo per dirvi cosa? Io non posso mettere un amministratore delegato, un presidente di una società, un direttore commerciale, un professore universitario in una situazione e farlo recitare. Molti lo fanno, secondo me, con effetti veramente, veramente poco interessanti, e sono anche abbastanza morbido definendoli poco interessanti, perché ci troviamo persone che gioco forza devono scimmiottare, è come mettere me a fare una ricerca di fisica, non ci faccio una figura terrificante e poi a raccontarla, sicuramente non sono in grado di farlo, è la stessa cosa. Per cui quando parliamo di eventi, noi dobbiamo avere, noi, voi che organizzerete in futuro, dovete avere molto chiaro questo concetto. Tutto l'evento si fa per dare la massima attenzione o al prodotto se c'è, o alla persona che deve parlare. Questo è fondamentale. Avete visto, raccontandovi, come tutti i pezzi, a un certo punto, non so, spero di essere riuscito a farlo arrivare, andavano al loro posto. Questa cosa che io ho raccontato come pezzi che vanno al loro posto si chiama storia. Spesso si vedono, io non so se riesco a farlo sempre, ma ci provo, spesso si vedono eventi che hanno un fortissimo senso estetico, ma dopo 2 minuti li guardi e dici, ma a me non arriva niente, non mi sta arrivando niente, cioè molto bello, ma è fermo lì. Questo perché spesso non si parte da raccontare una storia, non si va a fondo di quella che è la materia, come abbiamo fatto noi, spero, in questa cosa, ma Stefano era presente, il professore era presente, quindi credo che sia arrivata questa storia. Tutti i pezzi, partendo dal robot, li abbiamo messi insieme per raccontare sempre la stessa storia. Quindi l'interazione, i ballerini col robot, i ragazzi con la robotica, il professore, il filosofo della scienza che veniva a raccontarci, e poi magari se ha voglia il professore dopo ci dice di cosa ha parlato. E quindi poi abbiamo chiamato un professore dell'Istituto Italiano Tecnologia di Genova, che è questo istituto straordinario che sono quelli. Avete mai visto il robottino Cube in televisione? No? Su YouTube più che in televisione. Vabbè, c'è questo robot straordinario che probabilmente oggi è il robot più avanzato che esista nel modo in cui interagisce con le persone. Abbiamo chiamato questo professore a raccontarci anche di questo e avete visto la scena finale. Questo robot che prendeva, quella pallina che ha preso, era un portachiavi,
noi lì in sala, perché poi siamo andati avanti con le ricerche, quindi teniamo la produzione, abbiamo detto se parliamo di meccatronica, siccome non ne conosciamo, abbiamo chiamato degli esperti. Grazie a questi esperti abbiamo scoperto che nella zona di Lecco esiste un'azienda della prima al mondo che è già in grado in pochissimo tempo, in mezz'ora, di fare degli oggetti con le stampanti 3D. Abbiamo portato la stampante lì, gli attori hanno letto un testo che ci aveva trovato appunto Laura Curino, che l'ha messo in relazione. Quando l'attore ha finito il testo, si è accesa la macchina, è partita la produzione di questo portachiavi, la macchina ha continuato a lavorare per tutti i 45 minuti dell'evento. Il finale era quell'altro robot che abbiamo scoperto, che questa azienda aveva quest'altro robot, ha aperto la macchina, ha preso il pezzo e l'ha dato alla bambina. Quindi noi all'inizio eravamo partiti con un testo che in qualche modo raffigurava un bambino, l'essere umano e non le macchine, e abbiamo finito con un altro essere umano che prendeva un prodotto fatto da un robot. Quindi si è riuscito a raccontare una storia assolutamente coerente in 45-50 minuti, stando sempre, sempre molto attenti. Torniamo alla produzione. Allora, a questo punto il cliente si è innamorato, loro sono riusciti a trovare altri fondi, noi abbiamo riparlato con queste persone che dovevano fornirci questo robot, siamo riusciti a convincerli che insomma l'evento era molto importante, poteva essere importante anche per loro, quindi siamo riusciti a farli collaborare con noi e a questo punto siamo riusciti a mettere in piedi tutta questa cosa rispettando il budget, avendo un utile su questo budget e comunicando esattamente tutto quello che volevamo comunicare. È abbastanza chiaro, ditemi se sono stato abbastanza chiaro finora su quello che è un po' l'infarinatura generale. Io non so se vogliamo andare avanti su questo o se vogliamo passare a delle domande. Vado avanti ancora un po' io. Allora, questo qua è come abbiamo costruito questo evento. Allora, facciamo 10 passi indietro e torniamo quindi alla struttura di produzione. Come possiamo fare? Vediamo come posso farvi arrivare in così poco tempo la costruzione di anche la costruzione di un budget che poi vedremo con chi ci sarà oggi. Scusa, Andrea, una domanda te la faccio. Se poi viene anche a voi, intervenite pure, segnalate, io vi raggiungo con un microfono, perché mi pare importante sottolineare due aspetti nelle cose che hai detto. Il piccolo nasce con un teatro aperto, nel modo in cui Certo. Tu l'hai raccontato, aperto alla società e aperto a linguaggi diversi rispetto a quelli del teatro, no? Mi piace ricordare, perché parte anche della storia accademica italiana, l'incontro tra Strehler e Ludovico J. Monat. Siamo in anni ormai lontani, ricordo a voi che Ludovico J. Monat è stato forse il più importante filosofo della scienza italiano e il titolare della prima cattedra di filosofia della scienza in Italia. Prima non esisteva, è stata aperta negli anni 60, anzi nel 1960. E i due, Strehler, cioè uno dei fondatori del Piccolo, e J. Monat, si misero insieme per mettere in scena Vita di Galileo di Brecht, spettacolo che provocò non solo clamore ma scandalo. Si facevano le novene perché quello spettacolo venisse chiuso, ma nel Piccolo c'è stato sempre un impegno nella comunicazione che era anche un impegno civico e in quegli anni mi verrebbe da dire anche politico. Perché ho fatto questa premessa? Perché la domanda che volevo farti è questa. Le aziende vengono da voi per chiedervi un prodotto che prima loro chiamavano convention e aveva una struttura abbastanza precisa, che è la brutta copia di una conferenza o di un convegno universitario, se poi mi correggerai tu, insomma, ma ecco. Posto che le aziende devono far profitto, perché sono disposte a pagare di più per lavorare con voi? Solo perché il prodotto è esteticamente più potente o perché riescono a comunicare qualcos'altro che prima non riuscivano a comunicare, cioè qualcosa che eccede il prodotto ma che aiuta a vendere meglio il prodotto? E se c'è qualcos'altro, che cos'è questo qualcos'altro? Allora, la domanda è assolutamente corretta. In realtà non pagano di più. E all'inizio, quando io ho iniziato, perché
io ho iniziato nel 98, diciamo che questo si è sviluppato, l'organizzazione dei venti al piccolo si è sviluppata intorno al 2001-2002. In realtà prima venivano chiedendoci semplicemente la sala per fare il convegno, cioè non venivano a chiederci qualcosa di diverso, venivano a chiederci esattamente una location per fare il loro convegno col tavolo, le sedute, il talk. Siamo stati noi in qualche modo che a un certo punto abbiamo detto, ma io ricordo il primissimo evento, si chiamava Corepla, ed era il consorzio che si occupava, quindi anche un tema bellissimo, del riciclo della plastica. Loro arrivano e dicono, la location, abbiamo un nostro creativo, un regista. A un certo punto questo regista scompare dai RA, non si vede, e io dico, signori, ma perché invece di farlo così non pensiamo di fare qualcosa di diverso? Non pensiamo di fare qualcosa che, visto che avete un prodotto così etico, così interessante, così bello, perché non lo mettiamo in scena? Ecco un punto. Perché non mettiamo in scena questa idea, non il prodotto? Il prodotto poi andrà da solo. Questo è esattamente quello che facciamo. Mettiamo in scena un'idea, mettiamo in scena il cuore del prodotto o dell'idea. Quindi, in questo caso, facciamo questa scenografia incredibile, perché sembra al Teatro Studio, dove sospendemmo tutti gli oggetti che loro avevano realizzato con la plastica riciclata. Un cavallino a dondolo, un maglione fatto con le bottiglie di plastica, stiamo parlando di 20 anni fa, erano avanti da morire. E poi gli abbiamo detto, beh, costruiamo un palco, sospendiamo questo, voi vi mettiamo sotto invece che sopra, perché quello che deve vivere è il prodotto lassù e deve stare là, perché deve essere molto forte che quello che voi fate produce quelle cose che noi troviamo nei negozi, nelle vetrine, ma quella cosa è prodotta con 1000 bottiglie che sarebbero finite nei mari e invece un maglione che noi possiamo comprare. Quindi, questo è stato il primo, ed è stato incredibile a quel punto, perché noi non abbiamo fatto niente, ma niente. Ma noi, chi era lì a vedere questo, alcuni di questi ci hanno detto, ma anche noi vorremmo fare questa cosa, e ne abbiamo fatto un'altra, ne abbiamo fatto un'altra, ne abbiamo fatto un'altra, e adesso le aziende ci chiedono quello. Io ho appena fatto ieri un sopralluogo per una cosa il 23 maggio, domani mattina, questa è un'altra cosa che dopo, se abbiamo tempo, ne parleremo, di come poi l'urgenza, di come poi la produzione deve essere in grado, scusate se salto un po' dal contenuto alla produzione, come a volte dobbiamo essere anche in grado di realizzare queste cose anche di corsa, anche in fretta, e farle rendere al massimo. Quindi da lì in poi è diventata una richiesta continua. Quindi, se posso rispondere alla domanda, Stefano, loro ci chiedono di mettere in scena l'idea che hanno capito, più che ci chiedono, hanno capito che quello che era importante da comunicare era quello che c'era prima del prodotto, era quello che ha fatto loro scattare quello che vi ho appena raccontato per noi. Cioè, quando io adesso vi ho raccontato come abbiamo messo in scena questo, abbiamo fatto un lavoro di brainstorming, ok, chiamiamolo così. Cioè, abbiamo fatto un lavoro, abbiamo detto, qual è l'idea? Da dove dobbiamo partire? Qual è il cuore? Qual è quello che ci farà muovere, ci fa venire fuori tutte queste idee? E quando un'azienda fa un prodotto fa esattamente questo, no? Se lavora bene, cioè anche se deve fare una poltrona, si chiederà, ma cosa vogliamo fare? Vogliamo fare una cosa innovativa? Vogliamo fare una cosa di tradizione? A chi la dobbiamo vendere? Dove deve arrivare? Però avranno fatto uno studio. E spesso quando si facevano gli eventi, questa cosa qua veniva messa in secondo piano, ci si focalizzava sulla poltrona, ma una poltrona ha poco da dire, un posacenere ha poco da dire. Invece si sono accorti, grazie al teatro, che una poltrona paradossalmente aveva da dire, e aveva da dire il lavoro, aveva da dire lo studio, aveva da dire il motivo per cui quella poltrona era stata prodotta. Ed ecco perché adesso sempre di più ci chiedono di lavorare sulla loro idea, di tirare fuori la loro idea. E se fino a pochi anni fa questa cosa era inconsapevole, quindi capivi che in qualche modo avevano capito che volevano una rappresentazione, ma anche adesso non era molto chiaro per le aziende qual era la rappresentazione. Oggi vengono e ti chiedono, noi vogliamo fare una cosa diversa, ma vogliamo che ci aiutate a definire, a rappresentare la nostra identità. Quindi noi siamo in grado di tirare fuori la loro identità, di tirare fuori quello che è il cuore della loro attività. Ecco perché vengono da noi. Sì. Quindi, detto questo, torniamo un passo indietro. Allora, fondamentale però per voi, quindi è, facendo un passo un po' sull'organizzazione della produzione, avete capito come funziona, avete capito come ci si arriva. Cosa deve fare il direttore di produzione, cosa deve fare possibilmente un ufficio produzione di un'agenzia, di un'azienda che si occupa di eventi? Quindi quale competenze deve avere? Questo, insomma, era prima del budget, che forse per oggi possiamo anche lasciarlo da parte. Quali competenze deve avere? Come avete visto, per arrivare a quel prodotto
era necessario avere conoscenza di service tecnici, avere conoscenza di collaboratori artistici, avere conoscenza di aziende anche lontane da noi, avere conoscenza di drammaturghi, avere conoscenza di attori. Insomma, deve avere una conoscenza enorme di tutto quello che gli sta intorno e di tutto quello che può servire. Soprattutto, alla base, deve avere una conoscenza straordinaria di qual è il mestiere del creativo, anche senza farlo, perché uno dei più grandi errori che si fanno spesso nelle agenzie che organizzano eventi o nelle aziende che si occupano di eventi è sottovalutare il creativo. Io vedo spesso agenzie che fanno tutto loro, quindi ma sì, ma tanto ci vuole un'idea, mettiamo due fiori, mettiamo uno schermo. No, non funziona così, e non tutti i creativi sono in grado di fare tutto. Io personalmente sono in grado, e lo dico di me stesso, sono in grado di arrivare fino a un certo punto, oltre a un certo punto io non sono in grado di arrivare, ma semplicemente perché non conosco quel modo, perché, faccio un esempio terra a terra, perché ho delle poltrone davanti, non tutte le poltrone sono uguali, esiste la poltrona per l'auditorio, esiste la poltrona per chi deve parlare, esiste la poltrona per i disabili, esiste la poltrona per il medico, esiste la poltrona per il camionista. Come vedete abbiamo una tipologia infinita di prodotti, il creativo è la stessa cosa. Quindi noi abbiamo un creativo che può essere straordinario a fare quello che avete visto, abbiamo un creativo che può essere molto bravo a fare un'installazione per strada, abbiamo un creativo che può essere molto bravo a mettere in scena una macchina e così via. Quindi prima cosa, intanto avere conoscenza di questo, e mi viene da dire anche un po' di umiltà nostra, cioè sempre chiedersi ma io sono in grado di fare quella cosa? Ma la mia agenzia, la mia figura è in grado di realizzare quell'evento? Sì, no. Se sì, bene, lo facciamo, lo affrontiamo e andiamo a cercarci i collaboratori giusti. Se no, non dobbiamo dire di no. È molto vicino al dire sì, però con coscienza, e prima di dire sì a un cliente, dire ok, io ho le conoscenze almeno, io questa cosa non lo so fare, non l'ho mai fatta, è la prima volta che affronto un'installazione per il Salone del Mobile e sulla luce, e io ho sempre lavorato invece sul suono. Come posso fare? Quindi anche avere l'umiltà di dire al cliente, signori un attimo, penso di poterlo fare, datemi 3-4 giorni, e attraverso la rete di conoscenze e le conoscenze nostre andare a capire quali sono i migliori collaboratori. Quindi Andrea, scusa se io ogni tanto ti interrompo, anche immaginando agli studenti che magari anche nell'incontro precedente poi ci chiedono ma io come potrei interagire con l'istituzione, in questo caso il teatro, in un altro caso l'azienda, tu ci stai dicendo che diciamo progetto, di progetto in progetto riconfiguri la tua squadra di lavoro, e magari nel budget di cui parlavi prima prevedi anche il coinvolgimento di un certo tipo di competenza o di un altro tipo di professionista a seconda di quello che devi fare. Anche questo è parte, se ho capito bene. Sì, esattamente quello che ho detto. Esattamente quello che ho detto. Cioè, per ogni avete visto queste cose in meccatronica? Io per esempio non avevo mai lavorato con la danza, però ovviamente non ero in grado, però nel momento in cui abbiamo capito che l'idea vincente era far ballare un robot con dei ballerini professionisti, era ovvio a quel punto che dovevamo rimodulare la squadra e che io, l'altro regista, che è anche esperto di danza, e anzi, proprio il fatto che Fabio, che si chiama Fabio Bettonica, che è il regista che ha confezionato anche il montaggio di questo video, è un esperto di danza, questo ci ha detto, attenzione però, per una cosa di questo genere non possiamo rivolgerci a un qualunque coreografo, qua ci vuole qualcuno bravissimo, che sia conscio del suo lavoro, che non voglia essere protagonista. Vi ricordate cosa ho detto prima, no? L'evento noi lo facciamo per mettere in risalto la persona e il prodotto, quindi anche la coreografia non doveva essere protagonista, doveva essere di supporto. Quindi per essere di supporto avevamo bisogno di un professionista che facesse un passo indietro, perché è ovvio che se tu chiedi al più grande coreografo vivente di fare una coreografia è molto probabile che lui faccia una cosa importante. Ma noi sapevamo che Mauro aveva non solo le qualità ma anche l'intelligenza e la voglia di sperimentare per poter fare un passo indietro e quindi per costruire in quel caso un balletto che fosse semplicemente di supporto al momento in cui la persona doveva parlare. Infatti il balletto anticipava la persona, e io vi assicuro che quando i ballerini sono usciti, c'è stato un cambio di luce, c'è stato un cambio di immagini e la persona è entrata in scena, c'era un silenzio in sala incredibile e tutti hanno ascoltato il suo discorso di 20 minuti, che non è poco. 20 minuti, una persona che parla a un auditorio non è poco per niente, di un tema come quello. L'hanno ascoltato tutti, il professore era presente e può dirlo, no? Quindi questa cosa delle competenze è fondamentale. Attenzione al faccio tutto io. È ovvio che avvalersi di
tante persone differenti ha dei costi e un evento fatto bene costa. Non si può fare un evento con poco, oppure bisogna sapere che abbiamo un budget piccolo e allora facciamo solo quello che il budget ci permette. Lì davvero diventa ancora più complicato la scelta del creativo. Non dico che gestire macchine di questo tipo sia facile, mi vi assicuro che gestire in nulla è ancora più difficile. Quindi torniamo alle competenze. Se io so che un budget minore non posso avere coreografo, regista, scenografo, dovrò avere la competenza di sapere qual è il regista che è in grado di realizzare con poco budget e sempre stando molto attento a fare il vorrei ma non posso, quell'evento. Quindi la scelta dei collaboratori in organizzazione di un evento è fondamentale. Altro consiglio che io mi sento di dare per come prepararsi, a parte gli studi, a parte lo stage, purtroppo non ci sono ancora, infatti bravissimo il professore, bravissimi a organizzare questo tipo di workshop, perché purtroppo non esistono ancora scuole di organizzazione di eventi. È invece un mestiere molto molto complicato, come avete visto in soli questa quasi un'oretta che parliamo, quale complessità abbia un evento, no? Io adesso vi ho raccontato questo, ma potrei raccontarvi durante il Salone del Mobile, io stesso ho seguito un evento alla Scala per dire della Fondazione Caribro, che era il saluto al Presidente, e nello stesso tempo stavamo curando la conferenza stampa del Piccolo Teatro, nello stesso tempo abbiamo fatto un'installazione per la Jaguar e nello stesso tempo abbiamo fatto un'installazione per il Corriere della Sera sul marciapiede del Corriere della Sera. E come quattro cose, come vedete, completamente differenti, tutte fatte da me. Ma dove è stata dove sono stato bravo, tra virgolette, nell'affidare ogni singolo evento a chi aveva le competenze per gestire in modo molto, molto professionale quel singolo evento. Quindi torniamo, le competenze e il rispetto dei budget sono fondamentali. Come fare per farvi un po' di esperienza? Intanto osservare. Salone del Mobile, e noi abbiamo questa fortuna straordinaria a Milano, che è il Salone del Mobile, dove ci sono delle installazioni, spettacoli straordinari, e lì davvero, se volete, se un domani qualcuno di voi vuole fare questo mestiere, andate a teatro, andate a vedervi l'installazione, andate nei musei, insomma, tutto quello che è rappresentazione, andate a vederlo, perché solo guardando, vi possono venire le idee. Come avete visto, questa idea del robot, se Fabio Bettonica, io lì in merito è tutto di Fabio, non si fosse visto tutti i padiglioni dell'Expo, tutti, perché se li ha fatti tutti, ma se li ha fatti tutti perché di mestiere fa regista, quindi ha detto vado a vedere tutto quello che c'è di nuovo nel 2015. Se lui non avesse fatto questo lavoro, noi non avremmo avuto l'evento Meccatronica, o l'avremmo avuto sicuramente in tono minore, ma non avremmo mai fatto ballare un robot con dei ballerini, che è stato di tutto l'evento il momento più giusto, è stato il momento più giusto di tutto l'evento. Quindi la prima cosa che fate da domani mattina, andate a vedere tutto quello che c'è a Milano, e Milano ha tantissimo in questo tema. Io vorrei prima, volete farmi delle domande? Vai. Aspetta, abbiamo portato il microfono. No, ma è perché stiamo registrando. Allora, questa cosa per esempio è una stupidata, avete visto? Ma grazie al tecnico che ci ha ricordato questo, anche in questo momento noi stiamo facendo un evento, abbiamo in regia due tecnici, luci e video, una cosa piccolina che abbiamo fatto prima, avete visto la partenza, quando la vostra compagna mi ha presentato, il professore mi ha presentato, a un certo punto si è spenta la luce, è partito il video, abbiamo fatto un mini evento, quella cosina lì l'abbiamo fatta apposta, non era una cosa spettacolare, ok? Ma avete visto che c'è stata un'interazione, e questo, Stefano scusa perché qua si aprono altre cose, vado avanti, e altra cosa fondamentale che ho dimenticato, e ringrazio i tecnici, li abbiamo qua presenti, i tecnici sull'organizzazione eventi non sono fondamentali. Senza i tecnici non si fanno gli eventi, perlomeno gli eventi fatti come avete visto, se non avete reparti tecnici straordinari è impossibile farli. Anche lì bisogna stare, è un'altra competenza, perché adesso poi mi sono dilungato molto perché poi anche per voi è più interessante sulla parte creativa, sul gioco, ma attenzione, la competenza tecnica per eventi di questo tipo, per eventi come quelli che vedete sono del mobile, è fondamentale. È chiaro che noi organizzatori non possiamo avere una competenza tecnica, perché torniamo al discorso della poltrona, esiste una competenza fonica, una competenza luci, una competenza video, all'interno di quelle competenze altre competenze specializzate in un certo video, perché c'è chi usa i LED in maniera straordinaria, dietro una macchina LED, dietro quella regia che avete visto ci sono macchine con software complicatissimi, ma noi organizzatori dobbiamo sapere esattamente nel momento in cui i registi vogliamo un determinato effetto, dobbiamo sapere chi è in grado di realizzarlo, ma soprattutto, perché spesso
voi trovate tantissimi service che sono in grado di realizzarli, ma poi non sono in grado di gestirli, perché nel momento in cui si va in diretta e queste cose di 45 minuti prevedono tutto quello che avete visto, un professore che parla, un presidente che parla, dei ballerini, delle musiche, dei video, dei robot, quel robot lì era sincronizzato, 3 giorni di sincronizzazione tra il robot, i ballerini e lo schermo che c'era dietro. Spesso si trovano persone in grado di farli, poi andate in diretta e non riescono a gestirli perché vanno nel panico. Altra caratteristica fondamentale, questa prima lezione qua cito il direttore di produzione quando io sono arrivato al Piccolo, Rosanna Purchia, io feci un allestimento complicatissimo con un regista che si chiamava Luca Ronconi, la persona con cui sono cresciuto artisticamente, e faceva questi spettacoli incredibili, io vi consiglio di andarveli a cercare, di andare a fare un giro al Piccolo, andare in archivio, perché se fate eventi, Luca Ronconi probabilmente è stato il più grande in assoluto per movimentazione di macchine in scena, ed era un uomo avanti anni luce. Pensiamo a uno spettacolo che si chiamava Lolita, lui ha messo in scena 15 anni fa, adesso non ricordo bene le date, lui in scena, ha messo in scena il cinema in teatro. Fino ad allora tutto quello che si vedeva a teatro, e purtroppo si vede ancora oggi, uno schermo 16 noni, 4 terzi all'epoca, e qua ve l'ho detto apposta, no? Perché anche lì c'è stata anche lì la conoscenza, anche semplicemente di un formato video per noi organizzatori è fondamentale, e può essere una stupidata. Basta dimenticarsi di dire al cliente che magari ha dei video suoi, forniscimi i video in 16 noni e tu non vai in scena, perché ti arriva il video in 4 terzi e ormai tutte le macchine sono in 16 noni e tu non hai più modo di correggere se ti arrivano 2 giorni prima. Quindi, come vedete, bisogna stare attenti anche a una stupidata così, no? E vi dicevo, Luca Ronconi, andatevelo a vedere, lui fece questo Lolita e prese la sceneggiatura originale di Kubrick, la mise in scena e per la prima volta portò il cinema in teatro. Ma come lo portò? Non didascalico, ovvero uno schermo dietro e gli attori davanti, ma gli attori interagivano per 4 ore in continuazione con le immagini video alle loro spalle e spesso al loro fianco, e spesso le immagini video erano davanti e gli attori erano dietro. Quindi capite per come il teatro abbia influenzato poi un certo modo di lavorare di fare video, perché poi alla fine il teatro che cos'è? È un evento complessissimo che dura giorni, che sta in scena per giorni, che va in tournée, dove monti e smonti la stessa scena, e da Berlino a Parigi, a Stoccolma, a Milano è sempre lo stesso spettacolo, in teatri diversi, in situazioni differenti. Quindi anche quello è davvero, davvero fondamentale. Quindi fatemi un giretto all'archivio del Piccolo, ci sono delle cose veramente molto belle da vedere. Prego. Allora, le volevo chiedere, un'azienda vi commissiona una rappresentazione del proprio prodotto, perché... vi commissiona questo compito di rappresentare il loro prodotto, comunque l'idea che hanno loro per la quale appunto è nato il prodotto, in un evento. La mia domanda riguarda il responsabile, cioè il comunicatore in realtà, cioè chi deve comunicare al pubblico che c'è questo evento. Cioè, come si fa a coinvolgere il pubblico oggi, nonostante... cioè con tutti questi mezzi social, anche per dire cioè andare di persona davanti al pubblico a esporsi, a dire che c'è questo evento, cioè come si fa a coinvolgere emotivamente il pubblico o i pubblici in maniera tale da farli venire, come posso dire, cioè prendo per esempio questo progetto, no, WIP. Siamo andati di classe in classe, di corso in corso, a cercare di coinvolgere noi, a cercare di coinvolgerci, mettiamola così. Abbiamo fatto post su Facebook, storie su Instagram, abbiamo condiviso foto e tutto, però cioè non mi sembra che comunque sia stata una cosa efficace, nel senso, nonostante il fatto che io ad esempio settimana scorsa sono andato al primo anno durante una lezione di psicologia della comunicazione in cui c'erano più o meno 80 studenti, ho fatto una presentazione circa di 20 minuti e sono stati 20 minuti, cioè, per me intensi, nel senso, cioè, avere l'attenzione di 80 persone è stato anche un momento un po' di... cioè, non lo so, mi ha provocato un po' di adrenalina, no? Anzi, mi è piaciuto parecchio. E il fatto è che ho visto le persone coinvolte, cioè erano attente, erano interessate a quello che dicevano, ci credevano
e penso che sia, che sia successo perché io sono uno studente come loro, io ho parlato di futuro, ho parlato di opportunità, come appunto lei sottolineava prima, che questa è un'opportunità per noi, cioè una cosa che da poche parti riusciremmo comunque a trovare un'opportunità del genere, e invece stamattina mi sembra che comunque appunto la mia comunicazione o comunque la comunicazione in generale non sia stata efficace, cioè in maniera tale da coinvolgere così tante persone, cioè comunque quello che ci aspettavamo. Va bene che è un'iniziativa, è l'inizio, cioè si inizia sempre da un passo alla volta, così è tutto, però cioè, il futuro per noi ragazzi penso che sia, cioè, deve essere la cosa importante. Nel momento in cui la scuola, l'università ti mette un'opportunità del genere davanti e tu non la cogli, cioè, non so se c'è stato qualcosa di sbagliato nella comunicazione o se c'è qualcosa di sbagliato nel pubblico, cioè come si fa a cercare di far svegliare il pubblico, tipo è importante per voi, cioè venite, è un'ora, un'ora e mezza, due ore, invece magari invece di studiare due ore, quelle due ore le recuperi poi quando vai a casa, invece di uscire con gli amici due ore ci esci la sera, cioè è una cosa importante per te. Io insisto non per me perché non mi entra niente, ma insisto perché è una cosa importante per tutti noi. Allora, io qua torniamo alla lezione, diciamo, che ho fatto prima, no? Di ognuno deve fare quello che sa fare. Io non so risponderti, non è il mio mestiere. Io organizzo eventi e il mio compito è, in qualche modo ti rispondo, peraltro ci arrivo, però lo uso per andare avanti ancora sull'organizzazione di eventi. Il nostro compito di organizzatore di eventi è di fare quello che tu hai detto nel momento in cui la gente è seduta qua, no? Cioè nel momento in cui la gente si siede, spesso io quello che consiglio addirittura è che non esplicitino troppo quello che verranno a vedere. È molto interessante se qualcuno viene invitato da una... Poi arrivo, però ti uso un pochettino. È molto interessante, per esempio questa cosa di Meccatron, ma dopo ve ne farò vedere altri. E c'è un esempio di UPA, voi sapete chi è UPA? Chi sono? UPA sono gli utenti pubblicità associati. E la più grossa, per voi è fondamentale questa associazione, è la più grossa associazione di imprese operanti nel campo della pubblicità. Cioè loro sono Barilla, Ferrari, cioè tutte, non so se queste marche sono lì dentro, ma sicuramente sì. E loro si occupano, sono quelli dell'Auditel, che adesso forse, che quelli che rilevano, per esempio fanno molti studi su come viene percepita la comunicazione e la pubblicità. Andatevi a cercare il loro sito, perché dopo vedrete il presidente in eventi che io faccio per loro, e per voi sono incredibili, perché lì dentro c'è tutto il mondo della comunicazione a delle aziende. Sono loro che, come loro fanno, ogni anno facciamo l'assemblea annuale al Teatro Strehler, dove il presidente dà i dati della comunicazione per gli anni a venire, quindi dice dove si dovrà andare a investire, e loro sono bravissimi, perché dopo vedrete un evento, e sono sempre avanti rispetto a quello che succede, quindi sì la televisione, ma sì Facebook, hanno già superato Facebook, cioè sanno sempre molto bene dove sta andando tutto, con studi molto molto importanti. I primi tempi, il primo evento che abbiamo fatto, le persone pensavano di venire a vedere il convegno del presidente dove lui raccontava quello che sarebbero stati i dati futuri. In realtà si sono trovati davanti a quello che io dopo vi faccio vedere, adesso non vi dicono. E fu incredibile, perché nessuno si aspettava che un evento così... attenzione, loro fanno delle ricerche, fanno quello che fanno delle cose con la precisione di Jennifer, no? Chi c'era con voi a vedere la lezione di Ipsos, cioè sono delle cose delicatissime, importanti, non c'è niente di spettacolare lì dentro, sono dati fondamentali per le aziende e per chi investe e per le televisioni e per tutti i media in generale. Per cui nessuno si poteva immaginare che invece di avere una persona in giacca e cravatta, era in giacca e cravatta lo stesso perché è un uomo molto elegante, ma in giacca e cravatta che raccontava dei numeri, si sarebbe trovato davanti a quello che vedrete. Lì ve ne fate vedere, me ne pare ce ne siano addirittura 3 o 4, perché ogni anno cerchiamo sempre di tenere una base e di raccontare sempre una storia importante, partendo dall'arte sempre e mettendo tantissime opere d'arte all'interno. Quindi... io non so rispondere bene alla tua domanda come portare la gente, qua ci vorrebbe un esperto di marketing più che un organizzatore di eventi o un regista. Quello che posso dire è che se però portiamo chi poi si dovrà occupare di portare le persone agli eventi, se poi quando si trova all'evento
noi riusciamo invece a dire, ah, ma questa cosa è bellissima, questa cosa è interessante, ah, ma io non ho mai ascoltato, io, i dati, non, voi potete immaginarvi, adesso lasciamo stare Upa, ma perché non ci sono delle slide qua? Io mi rendo conto che per me è stato molto più rischioso, era facilissimo, portavo, facevo 20 slide, 20 punti, andavo avanti, me le leggevo, anch'io me le ricordavo e facevo una cosa molto più strutturata. Intanto non penso avesse senso in un'ora e mezza fare una cosa così strutturata, ma io sto facendo una battaglia da anni sulle slide, perché non se ne può più delle slide che appaiono dietro ai relatori, con le scrittine, con tutti i sì, ma perché faccio una battaglia? Perché la gente non ascolta, perché se io adesso mi metto qua e vi racconto, e sono un esperto di poltrone, scusate se continuo, e vi metto a raccontarvi la poltrona con le slide, e vi dico quella era la robina, quella... Dopo 5 minuti voi siete attaccati agli smartphone, ma io stesso, oppure dormo, oppure penso ad altro, perché non abbiamo più voglia di leggere grafici, numeri, non ci interessa più. Ma se tutti quei numeri, che invece sono fondamentali, perché se io sto parlando a qualcuno che deve produrre poltrone e sono un tecnico, gli spiego come produrre la poltrona, devo darglieli quei numeri. Quindi non è che io sono contrario al contenuto delle slide, sono contrario alla forma. Ma se io quella cosa lì la trasformo in un video emozionale, se mentre parlo di e dico il 30% della pelle dietro mi appare su uno schermo di 20 metri quadri, mi appare un numero 30 gigantesco in animazione, capito? Oppure mentre lo dico questa roba ci sono due ballerini che la fanno, io vi assicuro che io esco di lì e i numeri me li ricordo. E soprattutto un'altra cosa importante, io devo uscire da un evento dove non devo aver visto tutto, non devo aver capito tutto. Se io capisco tutto, per quanto mi riguarda, non funziona, ho sbagliato di nuovo. Apparentemente lo puoi dire, bravissimo, ho capito tutto, perfetto, esco e me lo dimentico. Cioè ho capito tutto, è finita lì. Invece io devo uscire da un evento con, ma fammi un po' andare a vedere, ma fammi un po' andare a vedere cosa fa il professor Moriggi all'università, fammi andare a vedere che cosa fa quell'associazione, fammi andare sul loro sito, perché ma no, era interessante quella roba lì. Ho capito delle cose, ma adesso voglio saperne di più. Questa è la vera sfida, eh? La vera sfida è quando facciamo un evento, se è un prodotto ovviamente, e non mi vergogno di dire che si possono fare eventi per prodotti, tutt'altro, si lavora, si dà lavoro alle persone, i prodotti lo fanno le persone, lo fanno gli operai, gli impiegati, gli ingegneri, i direttori marketing, ma noi dobbiamo uscire, se è un prodotto, con la voglia che la gente vada nei negozi, non veda l'ora che questo prodotto arrivi, se è un'associazione che vada sul sito dell'associazione a vedere cos'è, se è, come ho appena fatto, un evento, mi piacerebbe raccontarvi ma non c'è tempo, per Fondazione Caripro, ho fatto un lavoro, loro hanno, voi sapete cos'è la Fondazione Caripro? La Fondazione Caripro è una fondazione di origine bancaria, una fondazione che aiuta la ricerca, che dà aiuti concreti in denaro alla ricerca, alla cultura, e lo fa in un modo serissimo. Cioè ogni singolo euro che loro danno deve essere rendicontato, cioè proprio è un lavoro straordinario. 20 anni fa hanno creato 20 fondazioni di comunità, cioè delle fondazioni, e vedete quante, nell'organizzare eventi quante cose andiamo a toccare, a Solombarda, Fondazione Cariplo, la carità, la beneficenza, il prodotto, veramente abbiamo un lavoro a 360 gradi, dobbiamo essere in grado di avere gli occhi aperti su tutto. Insomma, 20 anni fa fondazioni di comunità, ventennale. Andrea, ci aiuti a raccontare questo, ok, chi deve parlare, dico io, devono parlare i presidenti delle fondazioni, e come, uno alla volta, dico no, assolutamente no, perché se noi mettiamo i presidenti delle fondazioni a parlare uno alla volta, scusate innanzitutto, a chi è rivolto quell'evento? Ai ragazzi delle scuole superiori? No, attenzione, mettiamo 10-12 persone che uno alla volta a un leggio ci tireranno fuori dati, perché farà quello il presidente della fondazione, no? A parte Guzzetti, che è il presidente della fondazione Caripro, che è un genio assoluto, ma se no ci racconterà, ho fatto questo, ho donato questo, il mio bilancio era questo, all'inizio avevo 1 milione, e nonostante abbia donato 500.000, adesso 1.500.000, ho detto, perché, e torniamo un passo indietro, perché non raccontiamo le storie? Perché non raccontiamo perché le persone donano alle fondazioni? Perché le persone vanno a lavorare alla fondazione? Ah, bellissimo, bellissimo, perfetto. Cosa facciamo? Mettiamoli tutti su un palco. Come tutti su un palco? Sì, tutti insieme. Lì, discussione con Fabio Bettoni, che è lui il regista con cui lavoriamo insieme. No, Andrea, orribile, perché poi quando uno parla l'altro non sa cosa fare. No, Fabio, Fabio dice, ah sì, va bene, facciamolo. Abbiamo fatto un lavoro, e qui il bello anche del nostro lavoro. Siamo andati a incontrare tutte queste persone. Malato di Parkinson, che è un manager straordinario, ricchissimo, super di successo,
scopre questa malattia, dice cosa posso fare con questa malattia adesso? Bene, facciamola diventare una... Mi è sempre piaciuta la musica, perfetto. E inizia a organizzare concerti, quindi la fondazione gli dà i soldi, lui organizza i concerti, riesce, siccome era un manager, grazie alle salamelle e alle magliette, perché non può fare il pagare il biglietto perché lo fa in un parco a Varese, riesce ad avere un utile, prende questi soldi e li dà a un'associazione che si occupa di malati di Alzheimer. Una signora, la cui nonna, pensate, era stata violentata, e allora dice, lei ha sposato un uomo molto ricco, dice io cosa posso fare per aiutare una casa di accoglienza, un'altra realtà aiutavano ragazzi immigrati. Insomma, andiamo a conoscere tutte queste realtà, quindi pensate che esperienza per noi che facciamo questo mestiere, no? Che arricchimento. Parliamo con tutti, li mettiamo, decidiamo di fare 4 schermi verticali bellissimi di 4 metri per 2,25 metri messi in verticale, quindi uno studio, vi levo qua la parte tecnica, mi piace più la parte emozionale. Costruiamo, grazie a Paolo lo scenografo, tutte delle tribune con altezze differenti, li facciamo sedere tutti insieme e uno alla volta parlano con dietro questi schermi dove vanno, ci facciamo mandare qualunque immagine di tutti loro, su questi schermi mandiamo tutte queste immagini in bianco e nero e ogni volta che qualcuno parla raccolte in 4 isole, quello schermo diventa colori, su quello schermo viene messo il nome, il cognome, l'associazione, e decidiamo di non usare presentatori e quindi diventa una cosa in un'ora, 1:10, dove abbiamo raccontato 10 storie pazzesche. Non c'era, nonostante tutti i ragazzini di 16 anni in sala, non c'era uno smartphone acceso. Ma questo perché? Perché siamo andati di nuovo a fondo. È così che secondo me si fa un evento sempre. È chiaro, voi pensate alla differenza e allo scarico di responsabilità. Se io avessi detto, va bene, lo facciamo come mi ha chiesto il cliente, mi aveva chiesto un leggio, una luce e 10 persone che parlavano. Perfetto, costi bassissimi, nessuna responsabilità, se andava bene, andava male, non era un problema mio, perché il cliente ha chiesto quello, invece no. E qua rispondo un po' anche alla tua domanda, in qualche modo, per il mio lavoro. Come comunicare, come fai tu, non lo so, come ho fatto io, lo so. Sono andato oltre quello addirittura che mi è stato chiesto, ho rischiato in maniera totale, perché era un rischio pazzesco mettere 20, 10, 15 persone, quelle che erano su un palco, ma state su un palco tutte insieme, farle parlare solo con accendersi una luce, questi poveretti, capito, le prove, i viaggi che abbiamo fatto. Però questa cosa ha funzionato, abbiamo comunicato bene, è stato un trionfo, perché è arrivato molto chiaro perché, e io, qual era poi il senso di tutto questo? Io, Andrea Barbato, io persona comune, posso fare qualcosa per chi ha meno di me, per chi ha più bisogno di me? Bene, è stato molto chiaro che si poteva fare, che bastavano 5 euro e tu aiutavi quel ragazzo che era appena arrivato dal barcone, aiutavi la signora che è stata stuprata e che nessuno l'aiutava, non aveva i soldi per le spese legali, quindi è arrivato forte questo, no? Qui era bellissimo, perché è chiaro, quando lavoriamo su temi di questo tipo, fare il nostro mestiere è meraviglioso, no? Ma capita spesso di lavorare su temi di questo genere, ma soprattutto ce li possiamo mettere noi, no? Possiamo metterli noi quel tema, anche quando facciamo una poltrona. Se noi siamo bravi a organizzare eventi, noi mettiamoci la storia di quello, mettiamo la storia di chi l'ha costruita, di chi l'ha progettata, di chi l'ha pensata, di chi si siederà su quella sedia. Se noi mettiamo dentro questa umanità su qualunque evento, anche su un posacenere, secondo me l'evento viene bene. E finora, insomma, è andata bene. Poi io incrocio sempre le dita perché lo spettacolo dal vivo, un evento spettacolo dal vivo è sempre rischioso, soprattutto se lo fai, come avete visto, e adesso ve ne faccio vedere qualcun altro, hai sempre un'ansia terrificante come avevo stamattina prima di arrivare qua. E si è anche visto, no? I primi 10 minuti ero un po' più intimidito, nonostante faccio questo lavoro da una vita, adesso dovete spegnermi, sennò o mi abbattete o vado avanti a parlare per ore. Io adesso vi farei vedere un attimino un po' di eventi vari e poi ve li racconto brevemente perché è già mezzogiorno. Aspetta, spegniamo le luci? Sono 7 minuti, eh? È un fatto che la gente vuole vivere nelle grandi città, però vuol vivere in città che siano migliori. Io penso che questo Milano voglia fare, voglia essere veramente il rompighiaccio del cambiamento sociale. Il
Papa ostinatamente è entrato anche nella nostra città dalle periferie, perché è convinto che dalla periferia si vede meglio il centro. Quindi c'è uno sguardo totalizzante, uno sguardo di totalità che dobbiamo mantenere per guardare al futuro della nostra Milano. Stiamo costruendoci la capacità di leggere noi stessi e ci sorprende sempre in positivo e proiettarci verso il futuro. Questa è la sfida, questo è il sogno che noi abbiamo davanti, questo è stato quello che insieme a tante tante persone che ci sono qui intorno abbiamo cercato di fare in questi anni. Vediamo la serie di quelli, teniamo pure le luci spente. Buon pomeriggio, io mi chiamo Stefano Moriggi, mi occupo di logica e di filosofia della scienza e sono ben consapevole che introdurre un pomeriggio di lavori, diciamo così, sull'inevitabile è questione che fa tremare le vene e i polsi, soprattutto se tocca, come a me tocca, affrontarlo in 7 minuti. Però ci proviamo e quello che voglio proporvi è un breve esercizio di filosofia del linguaggio ordinario. L'espressione non è mia, è di John Searle. Sono una risorsa per il paese e per le aziende. Zona più luminosa, come può vedere. Ideale per i momenti speciali, le cene con gli amici. Sì. Non disperi. Per i top influencer c'è un apposito programma. Sono qualificata, crede? No, non ancora. Il punteggio deve essere tra il 4 e il 5. 4.5. Sì, esatto. Dobbiamo liberare la ragazza. Facciamo così. Ecco. Vi voglio fare vedere un filmato che abbiamo mandato in onda in Italia pochi mesi fa. Quindi vediamolo.
So has technology gotten in the way of your relationship? Absolutely. Sanremo, io canto e voi ballate. E a questa signora Alberto De Martini ha dedicato un testo straordinario. Call me to be on that screen and leave inside its scene. Cause maybe in that sleepy town he'll sit one day, the lights are down. He'll see my face and think of how he used to know me. Questo che vedete è la ripresa accelerata del montaggio di questa installazione che vi racconterò dopo brevemente. Vedete dove siamo? Sono 2 giorni di lavoro ripresi praticamente 24 ore su 24. Proiezione fatta con 6 videoproiettori da 25.000 ansi lumen laser, che è il meglio che esista sul mercato adesso, messi a 35 metri di altezza, sincronizzati fra di loro. Ho dovuto entrare dentro l'hangar con 2 gru per fare questo lavoro. Forse uno dei lavori più complessi, perché bisogna lavorare in quota 30-40 metri, insomma era abbastanza complicato. Quell'iniziativa è un'iniziativa che è nata dalla testa italiana. Non solo, quell'iniziativa ci ha anche insegnato che il vaccino contro pneumococco diminuisce la frequenza di batteri resistenti. Più liberale del mondo, che sono gli Stati Uniti. A Cleveland Clinic un operatore sanitario non entra a Cleveland Clinic. Increasing the incidence of breast cancer among women, especially Afghan women, is one of the serious concern of the public health sector. Siamo sul palco Anna Maria Parola, responsabile delle relazioni istituzionali e dei progetti internazionali di Fondazione Umberto Veronesi, e Paolo Giovenali, presidente dell'Associazione slide, no? Patologi Oltre Frontiera. Prima questo sarebbe fatto uno schermo e PowerPoint con i nomi. Questi invece sono dei muri LED incredibili, straordinari. Bene, Luce. Allora, avete visto come erano uno completamente differente dall'altro, no? E vi ho portato questi esempi perché c'era veramente di tutto qua. Avete visto Mina che cantava? Beh, questa è una cosa di Tim, ovviamente non mia. E quella cosa di Tim è straordinaria, io sono rimasto colpitissimo. Lui, quello che parlava, è responsabile comunicazione di Tim, Luca Iosi si chiama, un genio assoluto, lui già a 20 anni aveva delle idee incredibili, o combinazioni, lo conoscevo perché siamo tutti e 2 di Genova, e è quello che ha ideato questo ballerino che di per sé, dici, ma lui è veramente un grande comunicatore, no? Ha trovato questa cosa, l'ha fatta diventare virale, ancora oggi continuano ad andare avanti su questo. Quella Mina che cantava era in scena davvero, avevamo un muro nero di 18 metri, dietro c'era lei è fatta da tutti i tasselli piccoli così di LED, sapete cosa sono i LED? Sì, ovviamente, tutti programmati, che a un certo punto iniziano a girare velocissimamente e fanno quel disegno lì. Voi pensate che software c'è lì dietro?
E è stato bellissimo perché lui parlava, si è alzato questo muro e vi assicuro 2,5 metri nel buio assoluto con l'audio sparato come un concerto dal vivo, è stata una cosa straordinaria. Avete visto gli altri due di UPA? Avete visto quello con i rettangoli e con tutti gli schermi sopra? Quei due rettangoli sono in realtà un quadro di Agnes Martin, questa pittrice straordinaria, da cui siamo partiti per definire il tutto, e poi intorno lui lì parla, avete visto proiettati, poi intorno tutti gli altri schermi, avete visto che sembravano degli iPad di fatto, no? E lui parla del futuro, della comunicazione, del futuro e dove stiamo andando. Infatti avete visto che c'era Black Mirror, non so se uno di voi ha visto la serie, esatto. Quel lavoro lì, Fabio Bettonica, ha preso la serie di Netflix, l'ha scomposta tutta, perché avete visto che non c'era uno schermo uno che fosse un 16 noni, che fosse regolare, quindi ha fatto tutto un lavoro pazzesco partendo dall'installazione di Agnes Marti, e il risultato è stato straordinario, perché lui, avete visto invece quello con le marionette di nuovo, e cosa era successo? Lì era il momento in cui si era deciso, anche a livello di comunicazione, quell'anno loro puntavano molto sulla persona, avevano deciso basta, paradossalmente, basta con la tecnologia, basta con un certo modo di fare comunicazione, ma concentriamoci sui bisogni veri delle persone, cosa vogliono le persone, di che prodotti hanno bisogno e se ne hanno bisogno davvero. Allora abbiamo detto, a me lì è venuta l'idea, ho detto usiamo le marionette dei Colla. I Colla sono la più antica compagnia di marionette del mondo e abbiamo la fortuna di averle a Milano, sono marionette alte così, il video purtroppo questo non era di grande qualità e l'avete visto tutto intorno, tutta quella roba che avete visto era un unico palcoscenico di 14 metri, alto 8 metri, tutte le marionette che vedevate, a parte quelle che parlavano davanti, quelle dietro nei palchi erano tutte reali e tutte quelle appese erano reali, avevamo 400 marionette in scena. Perché siamo partiti dalla marionetta? E qua per quello vi dico la conoscenza importante di tutto, perché le marionette sono state in teatro come le marionette i primi a utilizzare la luce in scena, cioè loro sono stati i primi avere la luce, per cui l'edizione precedente avevamo fatto invece tutto un lavoro sulla tecnologia, per cui cosa abbiamo fatto? Per segnare questo passaggio di comunicazione da solo tecnologia ai bisogni dell'essere umano, abbiamo preso la marionetta che in qualche modo ci rappresenta, perché le marionette dei Colla, ve lo assicuro, andatele a vedere, questo davvero cercatevelo in internet, quando c'è uno spettacolo al Piccolo Venito dove lo fanno, dopo 5 minuti che le vedete non sono più marionette, sono vere, reali. E c'era tutto il tema dell'indefinito, del futuro qua, infatti avete visto che siamo partiti con l'innuendo dei Queen, con Freddie Mercury, prima abbiamo cosa abbiamo fatto? Abbiamo prima proiettato l'innuendo su uno schermo normale, poi l'innuendo, sapete che c'è, non so se lo sapete, c'è quel tamburello dove si vedono delle persone che ballano, abbiamo filmato i Colla che ballavano e li abbiamo inseriti al posto delle persone vere del tamburello, quando facciamo questo del tamburello, il primo piano sul tamburello, lo schermo è anche lì. Lo schermo si è aperto e si è spezzato in due, non so se avete notato, non andava su così o giù, si è aperto proprio in due e man mano che si apriva col datore luce, con gli elettricisti, noi abbiamo dato la luce ogni volta che si allargava sempre più lo schermo ed è apparso Freddie Mercury. Freddie Mercury l'abbiamo fatta apposta, l'abbiamo costruita, l'abbiamo fatta apposta, adesso in un museo, ce l'hanno chiesta a Singapore, l'hanno chiesto ovunque quella marionetta. E lui, poi a quel punto abbiamo fatto tutto il discorso del presidente, che è sempre UPA come vi ho detto, quindi una cosa fortissima, lui tutto il tempo ha dialogato con le marionette, quindi c'era lui che parlava con Einstein, lui che parlava con Shakespeare, ma su tutti i temi fondamentali, vi assicuro che l'hanno ascoltato, non volava una mosca. Poi cosa ho fatto vedere? Questo l'abbiamo visto, poi di UPA, bellissimo, giusto, mi confondo, i due eventi Fondazione Veronesi, uno in bicocca, cena di gala, per la raccolta fondi, quindi bellissimo che raccolgono fondi per la cura dei tumori, si decide quest'anno di farlo Fabio Bettoni, che dice ma perché non lo facciamo all'Hangar Bicocca? Dico no, Dio, l'Hangar Bicocca è difficilissimo lavorare all'Hangar Bicocca. L'Hangar Bicocca ci sono le torri, quindi abbiamo detto come facciamo a lavorare con queste torri così alte? Dobbiamo farci venire un'idea che non vada in contrasto con un'opera d'arte, a parte così alta, così bella, così importante, di un artista incredibile, noi non siamo artisti così incredibili, siamo registi di eventi e organizzatori di eventi. Allora abbiamo detto lavoriamo per terra, va bene, cosa facciamo? E torniamo al discorso di prima, lo faccio breve se no non finiamo più, lavoriamo per terra, loro quel momento lì in quella sera regalavano un volume fatto da un'artista spagnola con tutte le immagini che avete visto proiettate per terra, erano fatte da un'artista spagnola, aveva fatto una pubblicazione analizzando le cellule e quindi ridipingendo le cellule, abbiamo preso tutto il suo materiale, l'abbiamo animato, lì è davvero un lavoro incredibile, questo di andare a lavorare a 35-40 metri, siamo entrati con le gru all'hangar, insomma ingegneri, sicurezza, tutto quello che c'era, l'evento
momento è stato stupendo, perché facendo la proiezione zenitale, qui torniamo alla conoscenza dei mezzi tecnici, non hai ombre, per cui anche se le persone della nostra idea, le nostre idee, era, loro entravano, camminavano sull'installazione che aveva la musica, aveva tutto, per poi andare a cena, e poi dopo c'era un DJ set, mi ha reso la cosa più leggera, e si ballava sull'installazione, e, però anche lì c'era un motivo perché c'era quell'installazione, non era solo una cosa estetica, era il loro prodotto, era quello che loro facevano, gli studi che loro facevano, ma abbiamo fatto diventare una cosa abbastanza importante, lo studio sul cervello, sui tumori, sulle cellule, un'installazione dove dopo ci si è anche divertita a ballarci sopra, perché poi quando tu camminavi sopra, certe cose, se le guardavi ti sembrava di perdevi un po' la cosa, un lavoro straordinario. L'altro lavoro, l'ultimo che abbiamo visto, sempre Fondazione Veronesi, all'università, alla Bocconi, prima quell'evento lì era fatto da due schermi, 16 noni appesi, tutto il palco illuminato, un spazio enorme, ascoltavano, ma era troppo, allora ci hanno chiamato, cosa abbiamo fatto? Abbiamo eliminato gli schermi, abbiamo eliminato le slide, è stata durissima perché il professore lo sa, ha partecipato anche a quell'evento e lì ci sono veramente fior di scienziati, di economisti, tutta gente abituata a portarsi le slide che girano conferenze di tutto il mondo, hanno la loro chiavetta, danno la chiavetta, telecomando e fanno la relazione. Quindi bisognava chiamare tutti questi, dura un giorno e mezzo quella roba. Quindi chiamare tutti questi, dirgli che non si può fare con le slide, convincerli che sarà bello lo stesso, se avevano dei numeri di darceli, avete visto come apparivano su questi schermi, no? Quindi Bettonica, Fabio ha rielaborato, di fatto ha trasformato tutte le slide in quella cosa lì. Abbiamo messo questi 4 totem, che erano 2,5 metri x 4 metri di LED, che è ormai una tecnologia straordinaria, perché puoi fare quello che vuoi, puoi metterci le persone davanti, ormai la luminosità è straordinaria, e anche lì un semplicissimo convegno, premi Nobel che parlano, un anno bellissimo, c'era Bartolo, il medico di Lampedusa, quindi insomma interventi importantissimi, e anche lì è cambiata l'attenzione, perché chiaramente abbiamo ridotto lo spazio, abbiamo fatto tutto più stretto, dove non servivano abbiamo messo le luci erano concentrate solo su chi parlavano, le immagini dietro li accompagnavano, non erano mai didascaliche, e insomma anche quell'evento insomma è uno di quelli che io tengo maggiormente, perché anche lì il contenuto etico è molto forte, quindi a me, come avete capito, piace molto fare lavori che abbiano quella parte, ma ho fatto anche aziendali, come avete potuto vedere. Insomma, questo è un po' un'infarinatura, dovremmo stare qua altre 4 ore, ma secondo me spero di avervi comunicato un pochettino quello che dovrebbe essere il mestiere di chi poi in futuro vorrà fare questo mestiere, insomma. E quindi, tornando alla tua domanda, credo che chi faccia marketing sulla comunicazione, sul portare le persone agli eventi, dovrebbe fare questo, no? Metterci l'anima, tu sicuramente ce l'hai messa, e insistere, e piano piano poi la gente verrà, perché poi ti conoscerà, dirà quella persona, io sono andato, chi è andato dirà, ah, guarda, io sono andato a quella cosa, come ti chiami? Guarda, sono andato a quella cosa di cui ci ha parlato Harry, guarda che era fighissima, la prossima volta tu andrai a dire, ah Harry, ma quello che Marco ci ha detto che fa delle robe fighissime, ah no, io ci vado, ah Harry, sì, me l'hanno detto che tu fai delle belle cose. Quella cosa io non te la so dire perché non è il mio mestiere, io ti so dire come la faccio lì, capito? Quello ti posso dire, non lo so come puoi fare, ma se tu vai e sei credibile, racconti delle storie, quei pochi che vengono al tuo evento dove li hai invitati e trovano che quello che hai detto l'hanno ritrovato, perché insomma la cosa importante è che quello che raccontiamo deve essere poi quello che trovano, okay? Quando io sto seduto lì e ti racconto una cosa e tu mi ascolti, deve essere vera. Io quindi penso sia quello, adesso io non faccio marketing, e ripeto, farei un errore a dirti come fare, no? Perché negherei quello che ho raccontato per 1 ora e mezza, cioè farei un lavoro che non è il mio. Però raccontare sempre una cosa vera, raccontare una storia, raccontare, che non è lo storytelling, come diciamo spesso col professore, ma è proprio il racconto. Se raccontiamo delle cose vere e gliele facciamo ritroviamo e cerchiamo ogni volta, come avete visto, di cambiare linguaggio e di non sederci sui successi, perché io vi assicuro che quella cosa con le marionette è stata una roba incredibile. Avete visto quello da Solombarda, quello del teatro di Armani? La prima volta che Armani ha aperto il suo teatro. Quindi anche lì ci troviamo questa cosa per terra, con le tribune messe così, cosa facciamo? La proiezione per terra. Avete visto il violinista? È lo stesso di Mauro Anelli, quello del... come si chiamano loro? Gli After Hours. Lui era il violinista degli After Hours e Misiti era un compositore delle colonne sonore dei registi che ci sono adesso. Anche lì li abbiamo chiamati, gli abbiamo raccontato la cosa... Abbiamo chiamato il professore ha detto ci vengo, ma il professore ogni volta lo chiamiamo viene, si fida fortunatamente, e così hanno fatto il violinista degli After Hours, ha detto ah mi piace il tuo progetto, mi piace suonare, lì il tema era, pensate la difficoltà, Andrea dobbiamo fare un evento sull'inevitabile. Ok, adesso oggi chi ci sarà oggi farà questo esercizio, raccontiamo l'inevitabile, perché a volte ti arrivano anche queste richieste.
Come lo racconto l'inevitabile? Però deve essere l'inevitabile in positivo, certo. E poi? E lì ci siamo inventati, l'abbiamo raccontato anche lì con una marionetta, che addirittura c'era una marionetta. Abbiamo chiamato una professoressa della Normale di Pisa, abbiamo chiamato il professore, c'era una marionetta che parlava con Siri del futuro e gli chiedeva cos'era il futuro a Siri, l'abbiamo registrato. Ovviamente, non ma il Siri, ministro, davvero. Il sottosegretario, no, il no, Siri. Siri, roba. E l'abbiamo registrato, quindi questa marionetta lì, vestita di bianco, che parlava con Siri. Dopo di lei è arrivata la professoressa della Normale di Pisa, che ci ha dimostrato che siamo già oltre quella roba lì, no? E ci parlava addirittura di un futuro, quindi la marionetta parlava di quello che era il suo futuro e dopo, quindi era la scienziata che parlava di fatto col futuro e dopo è arrivata la scienziata che si era già dimenticata col futuro e ci parlava di un altro futuro. Quindi e piano piano anche lì abbiamo costruito, poi abbiamo detto allora facciamolo anche con la musica, allora abbiamo preso il violino, abbiamo preso il violinista di After Hours che suona il violino elettronico, lo suona da Dio, Misiti ha composto le musiche, il violino entrava nel computer di Misiti e usciva elaborato e via così, adesso non sto di nuovo un'ora a raccontarti, siamo riusciti a raccontare l'inevitabile sotto tutti i punti di vista affrontando temi importantissimi, uno su tutti l'immigrazione, quindi come le persone arrivano, che sarà inevitabile che queste persone continuino ad arrivare, quindi come gestire i flussi migratori, cioè come gestire quindi la ricerca. C'era Mantovani, insomma, che non è un premio Nobel, ma per noi è come se lo fosse e prima o poi sicuramente lo vincerà, quindi ha parlato del futuro della ricerca e dell'inevitabile, quindi cosa succederà. Quindi tutta la giornata era, ci sono delle cose che succederanno, impariamo a gestirle invece di piangerci addosso. E questo è stupendo perché i giovani di Asso Lombarda, no? Hanno dimostrato veramente che a loro interessa andare avanti e capire come gestire le cose che accadranno senza farsi troppi problemi. E anche lì, quindi, altro evento, avete visto, insomma, quello era bellissimo, quello era davvero contemporaneo come immagini, come coperture, coperture video. Quindi, insomma, spero di avervi dato un'infarinatura un po' interessante. C'è qualche domanda, qualche curiosità? Ho fallito allora, vi ho detto prima che bisognerebbe avere un sacco di curiosità. Purtroppo no. Allora, la cosa da fare è, sì, allora, una volta laureati ci sono gli stage che si può fare, che si possono fare io consiglio di iniziare a fare degli stage in istituzioni culturali che abbiano un settore eventi, perché così aprite un po' la mente su che non sia solo l'agenzia di eventi. Ci sono poi a Milano delle agenzie di eventi straordinarie, invece non faccio nomi perché non è giusto farli, ma Milano è veramente ricca, avete visto l'ultimo Salone del Mobile, secondo me hanno fatto delle cose meravigliose tutti, quindi secondo me iniziare stage, io al momento purtroppo non tutti sono illuminati come qua e fanno questi, anche se ho fatto qualche workshop in qualche altra università, ma purtroppo ancora non esiste un corso vero e proprio. Quindi stage, cercatevi degli stage il più possibile nelle aziende che fanno eventi, è l'unica strada, ma ormai quasi tutti hanno ufficio eventi, penso il Corriere della Sera ha un ufficio eventi, il Piccolo Teatro fa eventi, la Scala fa eventi, quindi ormai davvero Milano è ricchissima di questo. E andate a vedere tante cose, andatevele a vedere, quella è la cosa migliore, è andarle a vedere. Andare a vedere, andate nei musei, andate a vedere le installazioni, andate nei musei d'arte contemporanea. Milano è piena tutti i giorni, la Fondazione Prada, il Piccolo, la Scala, i musei d'arte contemporanea, cioè, veramente ce n'è una al giorno di cose. E lì è lì che impari, avete visto quante cose, la cosa delle marionette, non avessi conosciuto i Colla, non mi sarebbe mai venuto in mente questo passaggio tra uomo, marionetta e macchina. Detto Fabio non fosse andato a vedersi tutti i padiglioni non avremmo fatto quella cosa, quindi guardate. Andrea, te ne faccio io una domanda, magari poi nel frattempo vengono anche a voi, molto concreta, no? Come anche lo spirito di questi incontri. La prima riguarda anche l'università, che in qualche modo anche in iniziative come queste si mette un po' in discussione anche sul suo modo di comunicare dentro con i propri studenti, tra docenti, in modo cooperativo, partecipato, e anche fuori, quella che tecnicamente si chiama la terza missione, che non sa, si deve raccontare. Spesso perfino in università si fanno cose bellissime e però fuori non si sanno. No? Allora, siccome tu ci hai raccontato che anche le aziende ormai stanno imparando a comunicare idee più che prodotti e cominciano a capire il valore aggiunto anche dal punto di vista economico,
Ti volevo chiedere, secondo te, come l'università potrebbe migliorare in questa impresa, magari lavorando insieme, magari facendo, no, dei percorsi condivisi con istituzioni, noi lo facciamo da tempo, ma insomma, ma potenziandolo, rendendo una cosa più strutturata. E la seconda cosa, mi metto anche nel lato di uno studente, no? Perché è passato qualche anno, ma non tantissimo, e mi ricordo di essere stato studente. Uno dei problemi miei, che ho avuto la fortuna a mio tempo di lavorare con un professore che mi ha portato al Piccolo Teatro, e ho cominciato a collaborare col Piccolo, come sai bene, ci siamo conosciuti quando ero dottorando, però è capire come utilizzare in maniera operativa e concreta quello che imparano o imparavo all'università, dove non sempre l'applicazione poi nella quotidianità è immediata. Ora, c'è un modo secondo te per raccontarsi meglio quando ci si va a presentare a un'istituzione come la vostra, a un'azienda, che vada oltre il curriculum, che mi sembra la presentazione del prodotto? Raccontarsi, cioè la persona? Sì, la persona, la storia anche accademica della persona, cioè come ci si mette in scena al di là del curriculum, di fronte, supponi che uno di loro venga da te, no? Allora, tradizionalmente mandano il curriculum, certo. Questo gli si dice di fare, secondo me, in maniera... Allora, come tu invece potresti suggerire a loro di mettersi in scena di fronte a te il giorno che vorrebbero candidarsi in maniera più suggestiva, più emozionale, più efficace? Non lo so. No, non lo so, nel senso che diventa davvero complicato, no? Perché hai una persona davanti a un'altra persona, e quindi il rischio è che ci si pensi troppo, e quindi poi alla fine l'idea che viene data è di qualcuno che si voglia mettere in mostra, no? E secondo me il modo giusto resta quello sinceramente è una domanda veramente complicata, perché come fai a spiegare a ognuno di loro qual è il modo migliore per presentarsi ad Andrea Barbato su W20 del Piccolo, no? La curiosità, forse, il fatto di dire: io ho imparato, a me piaceva, quando è che qualcuno nel mio lavoro mi piace, è quando qualcuno mi dice: io ho imparato questa cosa qua, non l'ho mai fatta, però sono curioso di provare, sono curioso di sapere come lavori, sono curioso di lavorare con te, sono curioso di scoprire questo mondo. Ho fatto dei work, quindi ho un'infarinatura, ma soprattutto ho voglia di scoprire cosa c'è, ho voglia di fare un percorso. Questa cosa qua mi interessa. Io, se penso, quando ho iniziato al Piccolo, io ero l'unico, io e Alberto, che è l'attuale direttore di produzione del Piccolo Teatro, eravamo gli unici due che abbiamo fatto la scuola Paolo Grassi. La Paolo Grassi è la scuola per eccellenza di formazione per organizzatori teatrali, un'eccellenza mondiale. E Rosanna, in quel periodo, erano tutti così. E lei prese noi due perché aveva sentito che in qualche modo avevamo una voglia pazzesca di imparare e volevamo stare lì, volevamo stare in quel luogo. Ecco, fateci capire che volete fare quel lavoro lì. Questo è. Non è tanto importante il curriculum, è ovvio che è fondamentale, perché se no non sareste qua, e io sono una persona che crede nello studio in maniera proprio, lo dico, io ho un nipotino di 11 anni e già il poverino lo sto rintronando dicendo che deve fare il liceo classico, almeno un liceo, e poi gliela butto lì ogni tanto, non troppo, però viva Dio, va molto bene a scuola, quindi sono molto felice. Però la cosa che a me piace quando viene qualcuno è che mi dimostri che vuole fare quella cosa lì e che ha capito, ecco, forse questo, e che ha capito qual è il mestiere che va a fare, cioè che abbia chiaro che cosa sta andando a fare. Non sto a dirvi che abbia voglia di fare sacrificio, ve lo dice chiunque, ma se vuol fare eventi, abbia molto chiaro quale sia il mestiere. Per quello dico, cioè che mi dimostri che è andato a vedersi le mostre, che è andato a vedersi l'Expo, che è andato a vedersi i padiglioni, che va a vedersi le installazioni, che va a teatro, perché la cosa più terrificante è un colloquio di lavoro, quando qualcuno arriva e dice: ah beh, qual è l'ultima mostra che hai visto? Ah, niente. Ah, e l'ultima installazione? Ah, vabbè, l'ultimo film,
A quel punto dico, vabbè, non vuoi fare l'organizzatore di eventi, perché se tu vuoi fare quel mestiere lì, vuol dire che sei curioso, vuol dire che sei andato a vederti tutti gli eventi possibili e immaginabili. Ecco, dimostrate chi fa eventi, poi chi vuole fare invece comunicazione o marketing, dimostrategli che avete approfondito quella cosa, che sapete, che c'è. È la stessa cosa che ho detto prima, non so, a me c'è solo una cosa alla fine che mi guida, che è la passione e la conoscenza, cioè dimostrate che volete fare quella cosa perché l'avete scelto, non perché ne avete un'idea vaga, perché oggi avete capito, no, cosa vuol dire fare un evento più o meno, ma alle volte, cioè, se no ci sono delle, vengono e dice, ma no, ma guarda che non è questo il mestiere, perché vuoi fare questo mestiere, non sai neanche che cos'è, eh? Quindi dimostrate, è per dimostrarci, quando dovrete fare i colloqui, lo sapete fare, dovete vederne tanti, dovete capire che davvero quella cosa vi interessa e soprattutto dovete essere consci che io vi ho raccontato, visto qua e visti i filmati, è tutto bellissimo. E dovete essere consci che è un lavoro terrificante, perché la gente a voi chiede tantissimo, se l'evento va bene il merito è di tutti, se va male la colpa è solo vostra, questo è proprio, soprattutto in queste cose dal vivo, perché alla fine io vedo quello, ah ma tu mi avevi detto che me l'avresti fatto, finita lì, se va bene il merito è di 850 persone, poi lo riconoscono, viva Dio, se no io oggi probabilmente non sarei qua a fare questo workshop, però... E quindi è un mestiere difficile, complicato, stressante, perché pensate dal punto di vista creativo, quelle robe che avete visto, voi le avete viste, io magari l'ho avuto in testa per 6 mesi e vi assicuro che spesso, tipo quella dei colla o quella dei triangoli o quella all'hangar, era da tremare i polsi, perché poi vai, attacchi le macchine non funzionano, quello che avevi in mente non funziona e quindi capisci perché non funziona e perché non funziona, e poi magari è semplicemente il videoproiettore che è sbagliata la lente, però ci metti 2 settimane a scoprire che è quella lente lì. Quindi è uno stress enorme, questo lavoro. Chiaramente poi è ripagato, perché poi quando quella cosa la bicocca, è una, per terra 400 metri quadri di proiezione che vanno avanti 4 ore, funzionano per 4 ore, la gente ci balla sopra, camminano, non vanno più a mangiare, vogliono stare lì sopra a vederla, è una soddisfazione pazzesca, è la soddisfazione bella per chi fa la parte creativa, ma anche per l'organizzatore, è che tutta quella roba che avevate in testa, tu e i tuoi collaboratori, tu e il coreografo, tu e il professore, tu e lo scenografo, l'avete fatta. No? Ed era una roba che era solo in testa, ora mi emoziono anche solo a raccontarvelo, o era solo un bozzetto, no? Questa è la cosa più bella, che un pensiero diventa concreto, che è poi quello del design, della moda, della recitazione, di un film, tutte cose che sono solo nella testa di chi le pensa, e poi le vedi, e, insomma, dimostrate quindi che avete voglia di avere delle cose in testa, di lavorare per portarle in scena e per poi vederle, avere la soddisfazione, insomma, e soprattutto che avete chiaro che voi dovete comunicare qualcosa, che non lo fate solo per un senso estetico. La moda, la grande moda italiana, il design italiano, non sono nati per un fatto estetico, e Milano ce l'ha insegnato, cioè il design italiano è nato perché dovevano produrre delle cose comode e belle, Steve Jobs doveva produrre delle cose funzionali e belle, cioè tutta l'arte in generale, dal design all'arte, sono nati per fare delle cose utili, non delle cose esteticamente belle. Poi io credo che le cose utili siano anche belle, perché se io penso una cosa utile, 90% cerco di farla bella. Poi abbiamo anche esempi purtroppo esattamente al contrario. Però dimostrate questo, mi sembra, no? La cosa più giusta. Università, che consiglio dai? All'università consiglio di fare quello che fate voi, di fare più di questi workshop, di lavorare su questo e di fare eventi interni, di rappresentare, perché poi di avere, adesso non so se sembra che mi propongo io, no? Ma di avere qualcuno, perché anche l'università fanno gli eventi, no? Ma tutti fanno eventi, ormai è una cosa che è quasi fastidioso dirla la parola eventi, forse bisognerebbe togliere addirittura la parola, no? Però bisognerebbe che queste organizzazioni di queste cose siano date in mano a chi le sa fare. E quindi insomma anche l'università lo può fare e si può rappresentare bene, no? E qua io ho visto stamattina, per esempio, voi avete, adesso non voglio fare complimenti al tecnico che sta su, ma ho trovato una persona che sa che cosa sta facendo. No? Sembra una cosa poco, ma quando sono arrivato il tecnico, quando devo spegnere la luce, ma mi dai il minutaggio, era quasi più pressante di me, no? Era quasi più rompiscatole di me, e questo per chi fa il tecnico di eventi dal vivo, essere dei rompiscatole anche per gli organizzatori, la qualità principale è essere dei rompiscatole maniacali. Io lavoro con una persona che lavora con me, che ti ammazza di mail, di WhatsApp, di domande anche su cose che dici, ma sì, va bene, lo faccio, va bene, falla così, no, e ti ammazza di parole, perché
bisogna stare attenti al dettaglio. Ripeto, ti dimentichi di dire fammi il filmato in quel formato lì e basta, hai sbagliato tutto. Ma di cose così piccole, come far sedere le persone in sala, come vestire un ballerino, come curare il rapporto col cliente, ecco, attenzione, poi anche l'umanità, perché sono momenti molto stressanti. Spesso vi trovate che vi commissiona il lavoro, è convinto di saperlo fare lui l'evento, perché poi è un mestiere dove tutti sono convinti di saperlo fare, no? Quindi dice, ah, ma mio fratello ha buon gusto, quindi no, cosa c'entra? No, non è una questione di buon gusto fare un evento bello. Io posso avere il gusto, per esempio a me personalmente piacciono i maglioni blu e mi metto il maglione blu, ma nel momento in cui devo mettere in scena un maglione non è importante quello che piace a me, è importante quello che devo comunicare, no? E quindi questa cosa del buon gusto fa ridere, ma è così, no? Sono nate agenzie su persone che avevano buon gusto, perché gente esperta di fiori, che fanno i fiori, composizioni floreali bellissime. Ah no, ma lei ha buon gusto, può fare lui, può fare lei questa cosa. No, non è una questione di buon gusto, certo che devi averlo, perché se metti in scena delle cose un minimo di gusto devi averlo, ma non è la cosa più importante, paradossalmente. Quindi la cosa importante, continuo a dirlo, è il contenuto, è come veicolare quel contenuto a chi sta seduto lì. Se io faccio una cosa di estetica non sto portando niente, sto facendo una cosa che la vedo bella, ma non è il nostro mestiere. Il nostro mestiere è veicolare dei contenuti attraverso la bellezza, no? Che poi è il senso dell'arte. Questo dovremmo fare. Se noi riusciamo a veicolare un contenuto attraverso la bellezza, abbiamo fatto l'evento al top. Meglio di così non possiamo fare. Tanto ringrazio Andrea Barbato. Qualche domanda che è arrivata in ultimo? Qualche curiosità? No, c'è là in fondo. Allora aspetti che arrivo col microfono. Vabbè, no, questo è un lavoro che fanno, è un lavoro importante quello che sta facendo il professore. Sì, no, io mi chiedevo, a suo parere personale rispetto alla sua esperienza, quale crede che sia l'aspetto più difficile da raggiungere, se la parte creativa, quindi il momento di dell'idealizzazione dell'idea, del progetto, oppure raggiungere, cioè ottenere la fiducia del cliente a credere nella sua creatività, nella sua idea, oppure quella di ottenere un concreto riscontro da parte del pubblico, non solo ok, bel evento, mi sono divertito, è stato bello, ma proprio avere un riscontro concreto dopo. Intanto complimenti, perché hai capito tutto. Con questa domanda hai dimostrato che hai capito tutti i passaggi, mi hai anche tranquillizzato che forse sono riuscito a spiegare in poco tempo qualcosa. E tutto, perché tu hai evidenziato i tre punti, no? Quindi l'idea creativa, l'approvazione da parte del cliente della tua idea e soprattutto il fatto che il pubblico ha capito quell'idea. Se, non può mancare nessuno dei tre passaggi, perché se non ho l'idea creativa manca gli altri due. Al cliente, se non ho un'idea creativa, non può piacere l'idea creativa, e se non ho avuto una bella idea creativa condivisa col cliente, non può piacere al pubblico. Quindi in realtà è tutto complicatissimo. E hai dimenticato un unico pezzetto, che è dall'idea creativa alla realizzazione, no? Quello che ho raccontato, quindi che è il quarto elemento. In realtà questi sono i quattro elementi. L'idea creativa, come portarla in porto, condividerla col cliente e far sì che quello che abbiamo condiviso con i creativi e il cliente arrivi al pubblico esattamente come volevamo. È tutto complicatissimo, perché non puoi fare a meno di nessuno di questi passaggi, ma proprio è impossibile. Quindi hanno tutti la stessa identica. Se dovessi dirti la parte con l'esperienza che ho oggi, perché prima era tutto complicatissimo sempre, con l'esperienza che ho oggi devo dire che la parte davvero complicata, difficilissima, perché la parte che non si può raccontare, non si può spiegare, è la parte creativa. Quella parte lì resta tutt'oggi anche per me, che avrò fatto 50 regie, è la cosa che ancora oggi mi stressa, mi creano notti in bianco e quant'altro, perché quella cosa lì ogni volta dici, mentre ormai a oggi, e chiunque di voi fra 20 anni, 15 anni, l'esperienza di, una volta che la parte creativa portarla in scena, ormai l'esperienza ce l'hai, quindi le conoscenze dei service, di tutto quello che ho raccontato ormai ce l'ho. Quindi se non sono io il creativo, paradossalmente oggi mettere in scena una cosa non mi stressa più di tanto. Non la sottovaluto mai, perché ecco, mai prendere, mai, anche quando fai una cosa che all'ennesima volta
mai pensare la so fare, eh? È sempre complicato, perché nel momento in cui pensi che la sai fare ti dimentichi quella roba del 4 terzi e 16 noni, quindi riguardare ogni volta, dire ma ho visto tutto, ho detto tutto, abbiamo sottolineato tutto, è tutto chiaro, è chiaro a tutti, ognuno il fonico lo sai, l'audio lo sai, il regista lo sai. E la parte creativa resta sempre un punto interrogativo terrificante, ma proprio terrificante, è sempre un muro, è sempre l'Everest da scalare. Poi quando l'hai conquistato è stupendo, ma finché non va in scena quella roba lì, ma soprattutto farsi venire l'idea, perché non c'è un modo. Io ogni volta dico, ma ci sarà una volta in cui mi chiedono una cosa e io non saprò farla, no? Mentre tutto il resto lo so fare. Quella cosa, sono certo che lo saprò sempre fare, anche a 95 anni, a meno che non avrò qualche malattia. La parte creativa ho sempre paura di dire, questa volta non mi verrà un'idea, e a quel punto cosa faccio, no? E questo è proprio un problema però di tutti, Registi, creativi, attori, musicisti, perché non lo sai, non sai come si fa. Io almeno non so come faccio. E questo è questa è la parte complicata, secondo me, più complicata di tutte. Ringrazio molto per essere stati con noi e soprattutto ringrazio Andrea per il suo tempo, per la sua passione, per la sua competenza. Grazie a voi. Grazie.